che sebbene al netto di molteplici defezioni, questa sera avremo 8-9 piloti in pista e tanta delusione l'abbiamo letta sul forum, eccetera, eccetera. Altri piloti ulteriormente si sono ritirati, hanno deciso di non correre questa sera per un motivo o per un altro. Io ricordo che anche Master blasonate come quella con Fab, arriviamo ad Abu Dhabi con 8 piloti ufficiali, 8 in pista. La Master del 2015 addirittura 7 piloti ufficiali e 3 wildcard, e nel 2015 c'era anche Amos, Taveno, quindi se uno cercava stimoli erano disponibili. Segno che in un modo o nell'altro sia stata una stagione complicata, però nulla di nuovo e nulla sulla quale ovviamente si ragionerà, ben venga. Magari se i piloti riusciranno ad essere chiari in alcune comunicazioni, credo, e sono più che sicuro si possa intervenire, e comunque si correrà, si andrà fino alla fine, perché c'è una lotta in tutto modo da stabilire. È rimasto da solo oggi Sport in Ferrari, perché di legge questa sera non c'è, e molto probabilmente nemmeno per i prossimi GP. Quindi sì, purtroppo un ritorno, un eco, forse qualcuno di voi ha l'audio attivo, provo io ad abbassare un minimo. Sì, perché adesso, si sente adesso un ritorno di eco, praticamente. 1, 2, 3, 4, passo. Mi sembra meglio. Ok. Va bene, insomma, l'abbiamo quindi anche con l'eco, per entrare ancora di più nelle teste, Doc. È una situazione complicata, però come sempre si va fino in fondo. C'è una lotta, insomma, come diciamo, tra Matthew e Jay. 55 punti e 4 gare ancora da correre, incluso questa, quindi c'è tempo. Mai la Master League è stata assegnata su questo circuito, sull'autodromo di San Paolo. La vinse Amos su del 69, ma poi, non caricando la qualifica, dovette aspettare una settimana, quindi l'ultima che vinse nel 2016, e mai a Jeddah, perché comunque l'esordio per la prima volta, insomma, matematicamente parlando. Se non varia troppo questa sera, ovviamente non si può chiudere questa sera perché sono oltre 70 punti ancora disponibili dopo questo GP, potremmo celebrarlo eventualmente la prossima settimana in Brasile. Cosa ti aspetti da questo duello? Sebbene, ecco, sia un uno contro uno, perché non ci sono altri interpreti che possono ostacolarli, non me ne vogliano gli altri. Ma diciamo che non era solamente un discorso di un uno contro uno per un piloti, era un discorso di 4 piloti che stavano gareggiando anche per il costruttore, quindi cioè, perde un pochettino anche questo la Master, acquista un J-Sport che in America è tornato in grande spolvero, acquista un Hiroshi questa sera in pista, quindi cioè, direi che quindi abbiamo raggiunto l'apice. Parlavamo prima di sogni per la Master, però vedremo cosa si potrà attuare. Vedremo se questa sera Matthew scioglierà un pochettino la sua sfortuna in quel delle alture del Messico, perché ricordiamo, lo ricordavamo anche settimana scorsa, la vicenda che lo vede, diciamo, compreso in un groviglio di alettoni che partirono in quel di Messico 2019. L'anno scorso non riuscì a brillare, vediamo se questa sera riuscirà a fare un buon gran premio, e soprattutto se Flaminio riuscirà ad aiutare il suo compagno di squadra, essendo che sono un 2 contro 1. Intanto Flaminio lo vediamo fare gesti, delle movenze, diciamo, che potrebbero essere accomunate alle farfalle italiane, quindi molto molto bene. Speriamo che la Master si concluda come la partita, con un campionato veramente molto molto equilibrato. Vediamo se riusciremo a copiare anche la Formula 1 reale, portando all'ultima pista, all'ultima battaglia, i due piloti. Sarà tutto da descrivere in un circuito fantastico, quindi vedremo. In quel caso sarei volenteroso di fare il latifi di turno, però
Comunque io ci sono, poi fatemi sapere se non ci sono concomitanze. Hai detto bene comunque per quanto riguarda Matthew, la sfortuna in questa pista, ma anche lo stesso J-Sport, ma è meglio della settima posizione e corre a corso in Master League dal 2017 su questa pista, quindi non facile, non semplice per entrambi i piloti. Appena iniziate le sessioni di qualificazione, molto probabilmente i piloti andranno anche a risparmiare un set di gomme, perché il consumo su questa pista è veramente elevato, bisogna anche lavorare bene per evitare il surriscaldamento, quindi noi iniziamo ad entrare in clima Master League con il tracciato del Messico, come di consueto lo facciamo con il giro delle statistiche che verranno lette dalla splendida voce del mondo. Ed eccoci qui sul circuito dell'Hermanos Rodriguez a Città del Messico, 4 km a 3 per la lunghezza di percorrere un giro, 17 curve, 7 a sinistra, 10 a destra, 71 giri, 305 km totale di distanza di gara, è la settima edizione dal 2015. Lo scorso podio vide il buon Miche 1705, Michele Scolaro, vincere davanti al futuro poi campione della Master 2020 Smokeman, e un terzo posto per un Matthew Mattia De Campo. Il record di pole lo detiene Nico Fiore nel 2015 e nel 2017, nelle restanti pole 2016, 2018, 2019 e 2020 tutti a una pole Magic, Mauro Gold, Rayman e Miche. Il record di vittorie invece vede sfoggiare il Davide sempre più magico, mi verrebbe da dire, Fit Magic 89, 2015-2016, poi Nico Fiore nel 2017, Fabio Di Rocco nel 2018, 2019 per Di Legge e 2020 il buon Michele Scolaro. Il record in qualifica è stato fatto segnare da proprio Miche 17 in 1.12.881. Il record della pista in gara 1.14.757, fatto registrare dal buon Luca D'Amico proprio 3 anni fa. Prende il sole sull'autodromo Hermanos Rodriguez in questa sessione di qualificazione, sarà completamente limpida anche in gara, tranne verso la mezz'oretta che arriveranno delle leggere nuvole, poi verso l'ora e mezza di gara addirittura il cielo diventerà coperto. È un tema fondamentale questo delle temperature, come abbiamo detto in precedenza, proprio per la carcassa dello pneumatico, per come riuscirà a lavorare nel migliore dei modi. Vedo Luca Flaminio fare gesti, ma io direi che andiamo avanti se possibile con le action zone, anche se vedo Discord in caricamento, un po' di difficoltà. Ok, lo vedo, quindi Ale, se possiamo le action zone per vedere dove si può fare cosa su questo tracciato. Ovviamente lunghissimo rettilineo, ieri lo dicevano anche Matteo Congiu al commento, oltre un chilometro, 1,2 se non vado errato per la precisione, in rettifilo, molto larga la traiettoria. L'anno scorso in Master League fu dichiarata bagnata la partenza, quindi ancora più complicata la situazione in questa tripla chicane da dover affrontare. Ovviamente sull'asciutto sarà uno dei punti chiave per quanto riguarda i sorpassi. Qui restammo per tutta la gara sul bagnato, ci fu questo particolare contatto tra Alberto e Miche nel rettifilo proprio che ci portava fino alla staccata di curva 1. Alberto riportò un piccolo danno ancora più pesante invece per Danirco a bordo dell'Alfa, e quindi fu una situazione davvero disdicevole per lui. Alfa che però si permise di rimanere a battagliare anche con Dead nei confronti di J-Sport qui nella seconda chicane del tracciato, quella di curva 4-5-6, e il resto del tracciato sono una rapida sequenza di S che poi ci portano fino al tratto dell'arena, dello stadio, dove il pubblico è pronto ad accogliere i piloti in una fase, un settore abbastanza lento. È molto intrigante il layout che fanno in questa arena le Formula E, però hanno una velocità ad una velocità decisamente più bassa. Con una Formula 1 forse sarebbe un po' noioso, sarebbe come un po' ingabbiate. Diamo uno sguardo anche alle gomme portate alla Pirelli, le C4, C3, C2, siamo ad un'altissima altitudine, quindi anche per questo l'aria più rarefatta, le vetture che quindi salgono con anche i motori, vanno a stressarsi ancora di più. E provo a rialzare il microfono, ad avvicinarmelo anche perché è meglio, se no riabbiamo dei ritorni. Ci sta raggiungendo anche Matteo Pittaccio al commento, gli diamo un in bocca al lupo, lo sentirete poi anche al commento dell'IndyCar, mi raccomando seguitelo su Sky, abbiamo questa marchettata, ce l'abbiamo al volo. Comunque dicevamo delle bombe invece di divagare, soft, media e dura come di consueto con la classica colorazione, la media in gara come vedete è esemplificato dalla grafica, oltre un secondo più lenta al giro e in particolar modo inizio gara è davvero complicata da dover gestire. Ci ha raggiunto in questo momento Matteo Pittaccio. Matteo, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonasera e benvenuti in Messico. Si fa festa oggi, si beve.
Ma magari ci siamo quasi, dai, possiamo andare in qualifica perché mancano poco meno di 15 minuti. Noi, come di consueto, ci salutiamo con la pole position della passata stagione. Io ringrazio Andrea Longagnani per essere stato. Dimmi, Andrea, cosa ci fa qui? Vale a prendere il pad, forza, forza, che deve correre avanti. Hai con la pole della stagione e poi al 17° round della Master League, il Gran Premio del Messico, con il commento di Andrea Longagnani e Matteo Pittaccio. Abbastanza carburante per un solo giro.
Buonasera appassionati di Formula 1, appassionati di simulazione e tifosi di Formula Italian Team, benvenuti nell'autodromo Hermanos Rodriguez. Siamo in Messico per un altro appuntamento della Master League 2021-2022. Un saluto da Matteo Pittaccio, ovviamente insieme a me in cabina di commento abbiamo il buon Long. Ciao Long. Buonasera a tutti. E poi abbiamo anche il nostro streamer preferito, Alessandro Pietracatella, in arte Bendy. Ciao Bendy. Ciao, buonasera a tutti. E ricordiamo che con il suo taccuino veramente molto molto severo nel dietro le quinte ci analizza la gara anche Mark. Ciao Mark. Ciao, buonasera a tutti. E direi di parlare subito dei piloti in pista. Mattia De Campo per ora ha il miglior tempo all'attivo, 1:15.288, davanti a Alessio Fierino. Lopensky e Hiroshi hanno invece un tentativo ancora a disposizione, ma senza un tempo all'attivo, un tempo registrato. Flaminio, Prince, Matt, Jakub Rokita e Mauro Perazzo. Long, chi ti aspetti da questo circuito? Uno dei più veloci per quanto riguarda la velocità media. Parliamo di un tracciato che è stato rinnovato in occasione dell'edizione 2015, quando è rientrato nel calendario della Formula 1, 4,3 km. Composti, costituiti da 17 curve. Insomma, cosa mi puoi dire su questo, di questo circuito? Allora, ti posso dire, non so se lo sai, se hai seguito la Premier League dell'anno scorso, ma è il circuito preferito da me stesso, quindi al sottoscritto, da me medesimo. Da me medesimo, esattamente. No, è il circuito su cui ho fatto l'esordio sul fit nel lontano 2018 da wildcard. È un circuito per me stupendo perché diciamo ha tutti i tipi di curve, nel senso hai una parte molto molto secca e tortuosa all'inizio nel settore 1 con le chicane in cui devi stare molto molto attento, e quest'anno diciamo che a mettere un pochettino più di pepe e a utilizzare come deterrente l'appoggio sui cordoli ci sono i danni sul fondo, quindi diciamo che quest'anno è molto molto pepata come situazione nel T1. Poi abbiamo un T2 dove se sbagli l'approccio alla fine del tornantino dove sta passando adesso Flaminio, se sbagli la traiettoria lì perdi come minimo un secondo, perché poi sei costretto a correggere per prendere bene la traiettoria e i punti di corda nello snake velocissimo, per poi andare nel T3, e nel T3 è tutta una questione di aerodinamica. Sappiamo che qui l'aerodinamica conta parecchio, anche perché grazie all'aria rarefatta del circuito più alto, mi pare, del campionato, fa sì che l'aria non vada a incidere troppo sul coefficiente di aerodinamica delle vetture, e quindi bisogna stare molto attenti. Poi c'è un'ultima curva dove diciamo che lo spin è dietro l'angolo, appena pensi di aver una buona trazione, di aver dato tutto per poi impostarti sul lunghissimo rettilineo di partenza, Poi diciamo sbinnarla in men che non si dica. Si accusa il suo giro, 1:14.883, e prende anche la pole position, tra l'altro uno dei pochi con gomma morbida, quella rossa, insieme a lui Kaisermet, che tuttavia chiude la qualifica senza tempo, e Mauro Perazzo, che invece ha montato la gomma media adesso ed è nel suo giro veloce, nel suo unico tentativo di qualifica. Anche Jakub Rokita è passato sul traguardo qualche istante fa registrando un 15.849, che equivale alla seconda fila, terza posizione. Seguirei Long, proprio Mauro Perazzo, Zeta Pro Mauro, che sta cercando di affrontare nel miglior modo possibile il terzo settore, le curve dove fa la differenza la meccanica della vettura, quindi l'assetto dedicato alla geometria delle sospensioni, sinistra, destra, e poi ancora una destra che una volta veniva interpretata come una sopraelevata, era la peraltata, rientra in box e quindi partirà, credo, con gomme nuove, sì, perché insieme a Matt non ha registrato tempi. Tu parlavi di una pista che, mentre Prince si prende la pole position, e credo sia la sua prima, sì, nella Master League. Credo di sì. Sì, direi di sì. E parlavi di un circuito pieno di curve di svariato di svariati tipi e di sì, caratteristiche diverse, però manca la peraltata, Una bella sopraelevata alla fine sarebbe stata molto molto bella. Ha tolto un pochettino di gusto, è vero, però diciamo che adesso nella Formula 1 reale le paraboliche le hanno reintrodotte nel 2020 con Zandvoort, anche se non hanno corso nel 2020.
però le hanno reintrodotte lì. Ci sarebbe anche da dire che a Monza l'ultima curva, la parabolica, dovrebbero secondo me riasfaltarla e non utilizzarla solo come vetrina per il WRC. Però vero, tutto sommato quell'ultima curva con cambi di angolazione di sterzata molto molto repentini, diciamo che hanno fatto un buon lavoro, se vogliamo. Buon lavoro secondo me per le vecchie macchine, quelle dal 2017 al 2021 sono un po' troppo grosse, si lamentano anche sempre i piloti, poi non sono molto agili. Io sogno di vedere una eventuale modifica nell'autodromo Hermanos Rodriguez con il ritorno della Peraltada, la vecchia curva finale che poi lanciava sul traguardo, anche perché ci sarebbero anche più opportunità di sorpasso uscendo più slanciati. Quindi Alpine in pole position con Prince, che ha sfruttato l'efficacia in più maggiore della gomma morbida per battere Mattia De Campo, costretto a partire in seconda posizione. Però c'è tanto spazio, ci sono credo 700 metri prima di arrivare alla staccata di curva 1, forse anche di più, e quindi Mattia De Campo, Jakub Rokit e tutti gli altri potranno sfruttare la scia. Diciamo che Prince sì, ha avuto e avrà l'onore di aprire la griglia, però poi dovrà stare attento perché tutti gli altri arriveranno come dei fulmini lì dietro. Diciamo che è il circuito insieme a Russia forse dove è più inerte fare la pole position. È anche vero che avrà un boost non indifferente all'inizio con la gomma soft, perché come mostrava prima il buon Hiroshi col delta delle gomme c'è un secondo e uno tra soft e media, e quindi dovrà amministrare la situazione molto bene, Tia. Però io mi aspetto e ho un sogno per questa sera, ovvero vedere le due ass lottare per il podio della Master League. Speriamo che sia possibile questa storia. Il buon Lopez e il buon Hiroshi. Hiroshi, tra l'altro, ha fatto veramente una gran gara martedì nella Pro. E quindi vediamo. Però ragazzi, ricordiamoci che c'è ancora un mondiale piloti da assegnare e vediamo cosa farà J-Sport per arginare Matthew qua. Sì, chi vedi come favorito? È difficile perché storicamente per tutti e due non è un circuito favorevole. Qua il pad ti dà una grande mano nel T1, però poi nel T2 ti fa perdere quello che ti ha dato diciamo all'inizio, e quindi non lo so, è un questa sera secondo me è ancora più in bilico rispetto ad Austin, perché è un circuito che non dà vantaggio a nessuno questo qua. I muretti a un certo punto sono molto molto vicini, la trazione conta tantissimo, sbagli a trazionare sei fregato in qualsiasi punto della pista, quindi vediamo cosa succederà questa sera. Cioè, Messico è sempre spietato. Ricordando la classifica piloti che tu hai menzionato poco fa, Mattia De Campo quota 291 con un totale di 5 vittorie, Jakub Rokita ha ottenuto 4 sigilli, 4 successi in questa stagione, con 236 punti si presenta alla vigilia del Gran Premio del Messico, quindi 55 lunghezze di differenza, e poi c'è Re a 184 e via via tutti gli altri. Io vorrei un pronostico, ora che siamo nel giro di formazione, da parte di Long, di Bendy, di Marquez se possibile, so che è molto impegnato, però dai, andiamo avanti con un pronostichino e poi mi butterò anche io. Vai Long, secondo te? Lopensky. Lopensky, l'ho visto bene martedì. Ora Bendy, vai Bendy. J-Sport, vado sul sicuro. Sul sicuro, l'uomo del passo gara. E Mark? Io vado su J-Sport. Ok, io invece mi butto, nessuno dice Mattia De Campo, io vado su Alessio Fiorino, anche se la tentazione di far vincere Hiroshi c'era. Comunque Prince partirà dalla pole position, sarà l'unico con gomme morbide perché tutti gli altri hanno optato per le medie, quindi quelle con la banda gialla, e avranno un grande vantaggio soprattutto a lungo termine nella parte centrale finale del primo stint, mentre Prince potrà sfruttare l'extra grip fornito dalla gomma rossa, la morbida, per cercare di difendere questa prima posizione ottenuta con un buon giro in qualifica,
nella parte finale della sessione, che lo ha portato a conquistare la prima casella. Ultima curva, adesso ovviamente chiediamo anche un pronostico a tutti voi in chat che ci seguite su Twitch, ricordate di seguire tutti i social di Formula Italian Team e poi di monitorare il sito per non perdervi alcun tipo di aggiornamento. Prince va a prendere la prima posizione, si va a posizionare sulla casella dedicata al poleman, poi Mattia De Campo in seconda piazza, il primo con le gomme medie, tutti i piloti alle spalle di De Campo hanno copiato la scelta del capo classifica, del leader del mondiale, tutti con gomme medie ad eccezione del poleman Prince. Quindi Prince, Mattia De Campo, Jacopo Brochetta, Fiorino, queste le prime quattro posizioni, poi Flaminio, Lopensky, Hiroshi, Matt e Mauro Perazzo a chiudere la griglia. 71 giri con una pista di 4,3 km che non lascia mai respiro, si spengono i semafori in questo preciso istante e parte il Gran Premio del Messico con una buona partenza di Prince, che riesce subito ad allungare nei confronti di Mattia De Campo, che però si mette in scia. Attenzione perché c'è un grande rettilineo prima della staccata di curva 1. Mattia De Campo riesce a recuperare qualcosa ma non abbastanza, e addirittura Jacopo Brochetta, suo rivale, va all'interno nella prima staccata verso destra, contro curva sinistra e poi di nuovo verso destra nella variante che porta i piloti a iniziare il rettilineo, il secondo e lungo rettilineo che determina la fine del primo settore. Partenza tutto sommato pulita, non ho visto particolari contatti lì dietro Long. Quindi Prince, Mattia De Campo, attenzione in tre, quasi in tre lì dietro con Hiroshi che è partito alla grande, appena scavalcato Mauro Perazzo, Perazzo da nono a quinto, quindi ottima partenza sia per il pilota Haas sia per il portacolori Williams, che va all'interno, c'è un contatto e qui credo che un lieve danno per Hiroshi si è verificato sulla sua Haas. Hiroshi fa passare Lope, il suo compagno di squadra, e sì, un sottosterzo incredibile, credo che abbia danneggiato qualcosa Long. Ho parlato, ho detto tutto opposto, in realtà una curva dopo è successo il panico, il finimondo per Hiroshi purtroppo. Allora, diciamo che ovviamente abbiamo visto quanto Hiroshi sia bravo e nelle partenze, perché ha veramente un grande scatto da fermo. Vedremo se ci sarà un danno, io credo di no, credo che sia stato solo lo spavento, perché appena ha visto che Zeta Pro Mauro ha tentato di forzare l'attacco al tornantino, ha allargato subito la traiettoria, quindi poi dopo abbia solamente perso posizioni per il ritmo, diciamo. Vedremo cosa potrà fare Hiroshi adesso, però è stata una gran partenza, me lo aspettavo da parte di Tia Prince, che ha tenuto botta a tutti gli altri. Questo potrebbe essere veramente un qualcosa che lo favorirà poi con l'andare dei giri. E la partenza più bella di tutte è stata quella di Mauro Perazzo, si è toccato con Hiroshi in curva 5, nonostante in curva 6 scusate, nonostante tutto la sua macchina non sembra aver subito danni, è stato un contatto ruota contro ruota, partiva non, adesso è addirittura in quarta posizione in scia Jacopo Brochetta, non potrà utilizzare il DRS almeno quando così le posizioni distacchi per un decimino nel momento in cui i piloti inizieranno il terzo giro, nel momento in cui poi i piloti andranno ad attivare il DRS e vedremo quanto sarà influente l'ala mobile in un circuito che è davvero tanto tanto dipendente, è una gara anzi dipendente dall'effetto scia, così come nella maggior parte dei gran premi su Formula 1 Bike of the Master. 1:20:036, giro record per Prince, che sta facendo fruttare molto bene le gomme rosse montate sulla sua Alpine. Mattia De Campo tiene il passo, attenzione anche all'utilizzo dell'energia, molto importante ricaricare con molta cautela l'ERS in fase di frenata. Voglio vedere un attimo come siamo messi a batteria. E Prince l'ha gestita bene, eh? 60% ancora Long contro il 30% di Mattia De Campo, che sembra aver utilizzato un po' più di energia nei primi chilometri di gara. Jacopo Brochetta invece 50, è un po' nel mezzo. Perché stanno cercando in tutti i modi di tenere il passo del Tia Prince con queste gomme rosse, che sappiamo, come detto prima, nei primi giri essere molto molto buono, e quindi Mattia De Campo ha cercato di stargli attaccato e tenere la zona di RS, che potrebbe essere un deterrente per evitare di farsi passare da G-Sport o anche di staccarlo, perché grosso modo adesso manca un decimo dalla sua, diciamo, per staccarlo e per prendere una zona di RS, ecco, infatti un secondo in questo momento e mi sa che la lotta, se il Tia Prince la gestisce bene, poi sarà tra Matteo G-Sport, perché gli altri accusano già un secondo e quattro. Eh sì,
in questo circuito sono come 3 secondi a Silverstone. Mauro Perazzo ha perso molto in quest'ultimo giro, tant'è che Luca Flaminio è ancora a tiro di RS, mezzo secondo, riesce a recuperare davvero tanto tra l'ultima curva. Si gira Mauro Perazzo, l'ha tenuta, non so come abbia fatto a tenere la Williams. Il ponte posteriore si è bloccato, quindi il retrotreno ha preso una direzione totalmente opposta rispetto a quella della curva, ma è riuscito con un bel controsterzo a tenerla quasi dritta e a non finire in testa coda. Davvero un bel controllo quello di Mauro Perazzo, che ha perso sì una posizione, ma quantomeno non è finito in fondo alla classifica. Prince 4 decimi di vantaggio su Matteo De Campo, che ora con il DRS disponibile può recuperare un po' di energia spesa nei primi chilometri di gara. Jacopo Brochita rimane molto vicino a un secondo e due dalla vetta, con 7 decimi di distacco da Matteo De Campo. I primi tre stanno facendo davvero la differenza, poi Luca Flaminio in quarta posizione 3 secondi e 8, Mauro Perazzo 5 secondi e 1 dalla vetta, Fiorino lo segue in scia con la prima e unica Aston Martin in pista. Poi troviamo la Haas di Lopensky davanti al pin di Matt e all'altra Haas di Hiroshi, che purtroppo ha perso molte posizioni nel contatto, a causa del contatto con Mauro Perazzo, dopo una strepitosa partenza. 1:19.899, J-Sport, Jacopo Brochita inizia a spingere e registra long, il tempo più veloce in gara. Siamo all'inizio della quinta tornata, attenzione a Matteo De Campo, che però non ha ancora deciso di attaccare. Aveva la possibilità di sorpassare Prince, non ci ha provato. Matt passa Lopensky. Kaisermat, diciamo, passa Lopensky. Penso che i tre là dietro stanno cercando di andare a riprendere il gruppone quasi di testa, perché alla fine in quarta posizione c'è Flaminio che si ha 3 secondi. Là davanti invece J-Sport inizia a tallonare Matthew come negli ultimi giri di Austin, quindi vedremo oggi cosa potrà fare il pilota della Ferrari. Ricordiamo che su questo tracciato, non l'abbiamo detto prima, il deterioramento delle gomme è sì molto 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 accentuato, ma è anche vero che si fanno due soste, quindi vedremo se toglierà una sosta nella strategia come abitualmente fa il buon J-Sport, o se anche lui su questo circuito si accoderà, quindi vedremo. Passa sul traguardo per iniziare il giro 6, Mattia De Campo segue Prince, 4 i decimi di differenza, credo che ora sia abbastanza vicino da poter ambire al sorpasso. Vediamo se decide di andare all'interno o all'esterno. L'esterno era chiuso da Prince, Mattia De Campo prende con molta agilità la traiettoria più vicina al cordolo e anche Jacopo Brochita si infila. Prince perde 2 posizioni, questo è l'effetto DRS, anzi l'effetto non DRS, ha perso 2 posizioni nell'arco di 500 metri Prince, e ora deve guardare i due motorizzati Ferrari, l'Alfa Romeo di Mattia De Campo e la Ferrari di Jacopo Brochita, scappare via e prendere sia il primo sia il secondo posto. Un po' largo Mattia De Campo in ingresso di curva 4, però è riuscito a recuperare bene la traiettoria nel cambio di direzione. Abbiamo un nuovo leader della corsa, che è anche il leader della classifica piloti, Mattia De Campo. Jacopo Brochita, il suo diretto rivale nel mondiale con 55 punti di distacco, lo sta pressando, ha ancora un margine abbastanza importante di 3 decimi, anzi adesso 2, per rimanere a tiro di RS, DRS che si può utilizzare anche. Intanto c'è una bandiera gialla, forse Fiorino, l'ho pronosticato e non gli ha portato molta fortuna, ma va bene, lasciamo perdere. Diciamo che tre secondi per Hiroshi intanto, diciamo che il tuo pronosticato Fiorino e il tuo secondo pronosticato Hiroshi sono partiti molto molto male. Lasciamo il mio pronostico non esiste. Mattia De Campo giro record, sta spingendo, ha utilizzato il DRS per liberarsi di Prince, DRS che gli ha permesso anche di prendere su un 19.4, voglio controllare, non mi ricordo, sì, 19.4, sì. Giusto, millesimi, 421, ha preso anche un avviso, quindi Mattia De Campo un avviso, mentre Jacopo Brochita 0, Prince un avviso preso al quarto giro, e poi Flaminio, anche lui ha preso un avvertimento, un warning per track limits, in curva nel secondo settore, nel giro 6, nel giro appena concluso. Prince non molla, Prince non molla, rimane lì, sembra che la gomma morbida usata dalla qualifica riesca a tenere, e i primi tre se ne stanno andando, stanno creando un solco che per il momento tocca i 5 secondi.
ti segnalo questa dopo farò una disamina. Tutti quanti gli avvisi sono stati presi dai piloti al quarto e al sesto giro. Non so cosa voglia dire, però aspettiamolo allora. Una chicca che solo chi sta guardando il tracker live timing la può scoprire, quindi è spettacolare. Seconda cosa, Tia bisognerà vedere quanto riuscirà a reggere poi nel secondo stint, quando probabilmente andrà a montare una gomma media. Scusami Long, perché allora, Mattia De Campo ha finito l'ERS esaurito completamente, mentre Jacopo Brochita ha un 40% da sfruttare ancora. Sembrava pronto l'attacco, in realtà è un po' la replica dello stint finale, ti ricordi, di una settimana fa ad Austin, nel circuito dell'America, con Brochita che rimane dietro, più energia disponibile, bandiera gialla nel primo settore ed è Hiroshi. Niente, e in 7 giri li ho fatti fuori 2, va bene. Hiroshi si è girato nelle prime 2 curve e Fiorino invece non è rientrato in box, è rimasto in pista dopo il test a coda a 23 secondi di ritardo dal leader della corsa. Quindi ritornando lì davanti, Mattia De Campo ha un 10% di ERS, Jacopo Brochita grazie al DRS, all'ala mobile, ha la possibilità di non sfruttare così tanta energia, di non spenderla e di magari lasciarla per la parte centrale di gara. Prince è quello messo meglio di tutti, cioè io non mi aspettavo che la gomma rossa usata dalla qualifica riuscisse a tenere il ritmo fino a questo momento. Non mi aspettavo un Prince così competitivo anche in gara, poi magari verrò smentito per un degrado più alto tra il decimo e il quindicesimo giro, però devo dire ottima gara per il poleman dell'Alpine. Diciamo che l'avevamo visto anche l'anno scorso, la gomma media, quel secondo e uno di Delta dalla gomma soft, e anche quando la gomma soft è usurata tantissimo non riesce a reggere il passo della gomma più morbida, e quindi questo è abbastanza telefonato, se vogliamo. Come detto, bisognerà vedere quando ci sarà lo switch, il cambio di strategia da parte di Tia Prince, che andrà a mettere gomma media e gli altri andranno a mettere gomma soft. Qui avremo veramente i valori messi sul piatto realmente. È anche vero che il Tia Prince diciamo gareggia in Sport League e J-Sport e Matthews si stanno spartendo praticamente il mondiale Master League, quindi è anche normale, anzi sta facendo una bella gara il Tia fino a questo momento. Vedremo anche quale sarà l'approccio alla 100%, perché sai, fare una 50% è un conto, una 100 me ne sono accorto quest'anno, veramente dura. Mauro Prazzo è incollato a Luca Flaminio, che lo ha passato qualche giro fa, forse ci siamo persi la manovra del pilota Alfa Romeo. Beh dai, anche in questo caso tre motorizzati Ferrari nella top 4, ottimo bilancio per Maranello in questo momento, abbastanza irrealistico. È passato quando ha fatto l'errore? Può essere, è vero. Mauro Perazzo in questo momento non riesce a rispondere a Luca Flaminio, o forse non vuole. Poi c'è un'altra coppia molto interessante, Kaisermet e Lopensky, Alpine contro Haas per la sesta posizione. Quindi abbiamo un terzetto che lotta per la vittoria, per il primo posto, e una coppia per la quarta posizione, seguita da altre due vetture che battagliano per la sesta. Questo è un po' il recap di questa prima parte di gara, di questi primi 10 giri, mentre Hiroshi e Alessio Fiorino navigano in acque ben più torbide, anzi ben più mosse, perché in questo caso con i due testa coda hanno 20 passa secondi da recuperare nella parte centrale di gara. 8 decimi tra Mattia De Campo e Jacopo Brochita. De Campo è molto veloce nel tratto centrale del circuito, Brochita invece deve sottostare, così come a Tia Prince, come il Tia Prince, alla logica dell'aria sporca, che fa tanta differenza. Accentua molto il sottosterzo nelle curve, nelle chicane veloci. Soprattutto nello snake, dove devi essere millimetrico, sia per evitare di prendere avvisi gratuiti, sia per evitare di andare in sovrasterzo e quindi perdere totalmente la corda della pista. Abbiamo visto qui il buon Lopensky con Kaiser, ha perso completamente la corda della curva, nella curva dello stadio. Intanto Flaminio e Zeta Promaro se le danno, di santa ragione.
Sì, Flaminio e Mauro Perazzo si sono appena risorpassati con la Williams che è tornata davanti all'Alfa Romeo Sauber di Luca Flaminio. Lotta per la quarta posizione molto spettacolare, sebbene i due stiano perdendo tempo sia da coloro che li seguono, quindi Kaisermatt e Lopensky, ma anche il terzetto che occupa la zona podio. Quindi forse meglio che collaborino. 3 secondi per Prince, 3 secondi per Prince e anche per Kaisermatt. Quindi momento difficile per l'Alpine, che si vede recapitati di 3 secondi, 6 totali, 3 secondi a pilota di penalità nell'arco di pochi secondi. Sia Prince sia Matt in questo momento hanno 3 secondi di penalità da scontare sul tempo totale di gara. Mattia De Campo passa sul traguardo, sempre con l'ERS totalmente scarico. J-Sport, Jakub Brochita con la sua Ferrari segue il leader della gara e del mondiale. Prince invece deve stare attento a non subire troppo la batosta dei 3 secondi, rimanere concentrato per non perdere il riferimento dei primi due. È anche vero che Tia sta facendo veramente un gran primo stint, perché riesce a tenere il DRS dei primi due, e quindi questo lo aiuta anche con questi 3 secondi a prendere molto distacco dal quarto posto in giù. Quindi sta facendo veramente un gran primo settore, vedremo poi come completerà la gara. Attenzione, perché Kaisermatt inizia un pochettino a prendere le misure almeno col passo gara, perché iniziano anche a guadagnare sui piloti là davanti. Intanto Lopensky, mi sa che ti ho seguito. Sì. Niente, non no, ce la facciamo oggi. Ha pure danneggiato l'ala Kaisermatt, niente. Ancora peggio. E niente, questa sera va così purtroppo. Perché appena nominiamo un pilota fa un disastro. Alexander Siegel direbbe lasciam perdere. Esattamente. Intanto occhio, perché il Tia è andato sopra al secondo. Eh sì, adesso ha un secondo e tre, quasi quattro da recuperare su Jakub Brochita. Si fermano i box sia Lopensky sia Matt. C'è stato un contatto tra i due, sì. E dietro box anche per Hiroshi. Quindi doppia sosta per l'As, che dovrà fare un lavorone per rimandare in pista nel più breve tempo possibile Hiroshi. Ma penso che ce la possano fare. Un po' più lenti del solito. Anche a ripartire Hiroshi si lancia verso il circuito, Matt rimane davanti nonostante la sostituzione dell'ala anteriore. Entrambi disattivano il limitatore. In questo momento Mattia De Campo e Jakub Brochita stanno iniziando ad incrementare il distacco su Prince, che rimane lì dietro a 2 secondi e 4 dalla vetta. Forse è arrivato il momento, il classico cliff, il classico crollo della gomma, no? E che ci aspettavamo tra il decimo e il quindicesimo giro. Rimane sempre in zona podio, che credo sia l'obiettivo di Prince in questa gara. Mauro è a 6 secondi e 2 da Prince. Sono giri cruciali questi, deve limitare il più possibile l'effetto crollo della gomma morbida. Ma non solo questo, appena ha perso il DRS Z Pro Mauro gli ha recuperato 8 decimi, quindi è vero anche il cliff, ma quando perdi la posteriore mobile, qua hai ben 3 zone DRS, di cui 2 consecutive, e su un rettilineo dove praticamente arrivi a 340 quasi km orari con l'ala posteriore mobile, e quindi questo fa almeno un 2-3 decimi a giro buono. Poi ovviamente gli altri 2-3 decimi a giro ce l'ha il cliff della gomma, e quindi questo spiega un po' gli 8 decimi magari recuperati in un giro da Z Pro Mauro. Sta perdendo, se vai a vedere, tantissimo all'inizio del secondo settore Tia, perché da 6-2 ha perso 4 decimi solamente nelle prime 3 curve del T2, e quindi questo denota il fatto che non ce la fa più con la gomma. Particolare il fatto che Lopensky, Kaiser, Materiali e Hiroshi siano rientrati tutti assieme. Non vorrei che ci sia lo zampino di Mister X. Entra in box Prince.
Entra in box Prince. Sì, la finestra si doveva aprire tra... Anzi no, per la gomma media, per la gomma soft era aperta già al decimo giro, se non vado errato. Gomma gialla, pronta e montata sull'Alpine del Pullman del Gran Premio del Messico. Riparte ora, dovrebbe uscire di poco davanti ad Alessio Fiorino, che infatti sta affrontando l'ultima curva. Strada assolutamente libera per Prince, che ritorna quindi nel tracciato davanti a Fiorino, anche perché quest'ultimo si ferma ai box per la prima delle 2/3 soste in programma. Vedremo quante. Io credo 4 soste, perché chi ha montato... Eh sì, perché chi ha montato... scusami, 3 soste. Perché di solito se ne facevano 2. Sì, esatto, 4 stint, 3 soste. Mi ricordavo 2 soste, però non vorrei che quest'anno sia ancora più accentuato il degrado gomma, perché l'anno scorso tranquillamente avevano fatto 2 soste anche alla 100. Le mescole sono le stesse, no? Dello scorso anno, non credo che siano andati più aggressivi. Sì, ma non, magari, che ne so, il fondo a Coca-Cola ha fatto sì che il grip sia minore rispetto all'anno scorso, il posteriore sia un pochettino più mangione con le gomme, oppure anche il fatto che la media, essendo veramente una gomma cattiva rispetto alla soft, l'abbiano utilizzata per poi, diciamo, spezzare le strategie, spezzare gli stint successivi con la gomma rossa. Quindi vedremo. Questo sono spiazzato anch'io. Il riferimento ce lo daranno i primi quattro, perché i primi quattro, che non hanno avuto troppe difficoltà partendo con la gomma media a inizio gara, come invece la parte più bassa della top 10, come invece è successo per la parte più bassa della top 10, credo che ci daranno un po' la livella delle prestazioni, della durata delle gomme. Vediamo infatti come Mattia De Campo, Jacopo Brochita, Mauro e Flaminio rimangono abbastanza costanti come passo, per fare un esempio. Chi ha il tracker può vederlo e può avere conferma da ciò. Si è partiti con un 19.4, miglior tempo di Mattia De Campo, e adesso gira sul 22, quindi il crawl è stato abbastanza omogeneo, non c'è stato un degrado repentino da un giro all'altro. Jacopo Brochita credo che seguirà Mattia De Campo per tutta la gara, perché alla fin fine sta risparmiando Hers e riesce a rimanere in coda all'Alfa Romeo Racing. E poi Mauro Perazzo, che invece negli specchietti ha sempre Luca Flaminio, che con i suoi arrosticini portati in alto con onore, cercando di perdere meno tempo possibile. Mamma mia che spavento, appena ho parlato dei arrosticini Luca si è emozionato e stava perdendo il posteriore in uscita dalla penultima curva. Calma Luca, dai, che hai il podio alla portata oggi. Vedi, nessuno ha pronosticato Flemming, A me sta facendo volare tantissimo J-Sport, è in totale controllo della situazione, è già la terza volta che alza il piede in fondo alla staccata di curva 1. Credo che Matthew in questo momento speri di vedere sopravanzare la rossa di Maranello per recuperare la parte ibrida, ma J-Sport non è di questo avviso. Perché tu faresti passare Jacopo Brochita? Cioè, secondo te perché Mattia De Campo non lo sta facendo passare? A quel punto, tanto il passo è buono per entrambi. Dai, transition a Brochita, risparmi un po' di Hers e lo segui. Esatto. Io perché... lo farei passare perché comunque Matthew non è un pilota lentissimo, nel senso lo terrebbe tranquillamente, a meno che J-Sport non si sia preparato tantissimo in questa gara, e allora dici a 4-5 decimi a giro più di Mattia De Campo. È anche vero che comunque riusciresti a recuperare un po' di Hertz. Scusami, Flaminio box 16 giri con queste gomme. 17, ecco, infatti no, non si era aggiornato il counter. 17 giri per Flaminio. Pensavo di più con la media. Se lo seguirà il suo compagno di squadra. Gomme morbide. Jacopo Brochita è arrivato ormai al 90% di Hers contro Mattia De Campo, che ha un 20%, siamo lì. È riuscito a ritornare un po' più su con energia Mattia De Campo dopo qualche giro un po' in affanno. Mauro Perazzi invece continua, e poi c'è Prince che è scattato dalla pole position con gomme morbide, ha montato ormai tre giri fa le medie con la banda gialla, adesso a 13 secondi e 3
da recuperare su Mauro Perazzo e un totale di 25 secondi su Mattia De Campo. Per essere precisi, il distacco dalla vetta è di 23 secondi e 824 millesimi, quindi sarà lì con Mattia De Campo. Considerando che questo è quello un po' il tempo medio di percorrenza della pit lane, Mattia De Campo continua. Non usa mai continua l'erba. continua ancora De Campo, quindi estendono lo stint fino al 18° giro. Ma mi è sembrato di capire dalla grafica, di leggere dalla grafica, che forse il limite massimo per questa prima pit window fosse il 25° giro, quindi sì tranquilli. Quasi sicuramente vanno per la doppia sosta, non la tripla. Mauro Perazzo e box, 19° passaggio per Mauro. Gli altri sono sicuramente su tre soste. Quasi sicuramente su tre soste. Mentre là davanti Matthew sta cercando di andare a sfidare J-Sport nel suo campo, nel suo territorio, ovvero nella gestione degli pneumatici. Vedremo se questa strategia lo aiuterà. Intanto attenzione Lopeschi, perché con Z Pro Mauro lo sta seguendo, pedinando per tutta la pista, un po' di waves per il pilota Williams. Dicevo, occhio, perché J-Sport non usa mai l'ERS, neanche nella seconda zona di RS, nella terza zona di RS in realtà, e questo gli fa recuperare tantissimo. Però ho visto tanto scivolamento tra curva 5 e curva 8 per Matthew, quindi attenzione, perché questo non fa bene al degrado della gomma. Assolutamente bisognerà gestire un po' questo fenomeno. Forse sembra pronto l'attacco di Jakub Rokita, che infatti va subito all'interno, è iniziato il 20° giro e J-Sport Jakub Rokita rompe gli indugi, sorpassando Mattia De Campo e ereditando la prima posizione. Quindi è arrivata la manovra, ci ha messo 20 passaggi, 20 giri, e ora Mattia De Campo non dovrà assolutamente perdere il DRS, perché questa è una grande occasione per recuperare energia, per recuperare un po' di percentuale nella parte elettrica e pareggiare la situazione con J-Sport, con Jakub Rokita. Si sono invertiti i ruoli adesso. Se n'è accorto, secondo me, Jay, di quello che dicevo poc'anzi. Sì. Però credo un'altra cosa in questo momento. Vedo Matthew molto più pulito nello snake. Infatti recuperava sempre 2-3 decimi nello snake, forse ha un punto, forse due anche di ala anteriore in più rispetto a J-Sport, e questo potrebbe essere fondamentale. E lo segue De Campo, Mattia De Campo, Jakub Rokita e box. Quasi un giro fa si sono scambiate le posizioni con la Ferrari, che è andata davanti all'Alfa Romeo dopo tanti giri di attesa. Ora è arrivato il momento cruciale. 21 giri, 21° giro iniziato adesso. Jakub Rokita davanti e Mattia De Campo dietro, quindi le posizioni sono rimaste invariate. Vediamo Prince, che arriva con molta più velocità, si è fermato 5 giri fa, ma credo che sia dietro Prince. Sì, assolutamente dietro. Quanto fanno la differenza, ma lo dice anche la classifica, lo dicono anche le ultime gare, quanto hanno fatto la differenza Jakub Rokita e Mattia De Campo rispetto agli altri. Assolutamente. Adesso, con la gomma morbida allungheranno quasi sicuramente su Prince, che invece dovrà un attimo stare attento e guardarsi negli specchietti, perché arriveranno, a parer mio, sia Flaminio sia Mauro Perazzo, che hanno un bel vantaggio di mescola. Devono sbrigarsi, prima che arrivi il crollo devono raggiungere e passare Prince. Ma credo che adesso con gomma nuova il crollo sarà molto avanti e nel passare di giri, e quindi Tia non riuscirà a frenare un pochettino il discorso del crollo e del cliff della gomma rossa. Vedremo a questo punto, è stato fondamentale per... Scusami, non so se hai visto la staccata di Mattia De Campo. L'ho visto. Si è avvicinato tantissimo a Jakub Rokita nel tratto misto. Le ruote davanti. Forse vuole fare passo. Ha recuperato tanto Ers. Cioè, questa è la differenza tra stare avanti e dietro. Poi, ovviamente, durante la sosta in box si recupera molta energia. DRS disponibile per Mattia De Campo.
320 km orari, prende l'interno, sì, decide di andare tutto a destra. E ancora prima della staccata di curva 1, chiude la manovra su J-Sport, su Jakub Rokita, riprendendo la vetta della classifica. E quindi adesso fa il passo. Dopo aver perso la posizione per due giri, è ritornato lì davanti in cima alla classifica del Gran Premio del Messico. Ora detta il ritmo e Jakub Rokita non può far altro che seguirlo. Abbiamo la strategia di Rokita contro il passo puro competitivo di Mattia De Campo. Sto guardando, a proposito di passo, il passo del Tia Prince. Tutto sommato è buonissimo, perché ha un lasco di 4 decimi dal suo giro più veloce fino al 22 che ha fatto lo scorso giro, quindi è molto molto costante. Però dietro stanno volando sia sia Flaminio che Zeta Pro Mauro, perché hanno fatto 18 e 8 nell'ultimo passaggio, gli hanno recuperato praticamente un secondo e 6 buono. E Mauro Perazzo potrebbe cercare il doppio sorpasso, saltando dal quinto al terzo posto, lui che è partito in nona posizione. C'è anche uno splendido triello, lo potrei chiamare così, tra Fiorino, Matt e Hiroshi. Ma rimaniamo lì davanti, perché Jakub Rokita è ancora abbastanza vicino in zona calda. Attenzione qui, no, non ci prova nemmeno. Sembrava infilarsi, ma niente da fare. Vediamo Flaminio. Invece Perazzo si mostra all'interno negli specchietti dell'Alfa Romeo numero 2 di Flaminio, ma niente da fare. Per ora le posizioni rimangono invariate, sia tra il primo e il secondo posto, sia tra il terzo, il quarto e il quinto. Occhio so però a Flaminio. Staccata di curva 4, all'interno ce la fa. Flaminio è andato all'interno, l'ha passato. Ha passato Prince con una mescola di vantaggio, una mescola più competitiva. Adesso terza posizione per Luca Flaminio, in zona podio tutti motorizzati Ferrari. Ora sarebbe strepitoso vedere qualcosa del genere in quel di Prince. Dove è andato Prince? Ha tagliato completamente la curva, gli ha ceduto il passo, ha ceduto la posizione a Mauro Perazzo, che adesso è quarto. Non ha perso troppo tempo da Flaminio, anzi ha anche il DRS, quindi può rientrare entro il secondo, cosa vitale in Messico, in una pista molto DRS train. Allora, due cose sostanziali. Non so se hai notato il giro veloce che ha fatto lo scorso passaggio Matthew col DRS e tutto quello che volete, 1:16:08, gli altri giri sono 18:08, quindi 2 secondi dati dalla coppia di testa là davanti. Tipo LMP1 e LMP2, o Hypercar, no, Hypercar no. È incredibile. E poi Alessio Fiorino, a parte che purtroppo ha avuto quello spin nelle primissime fasi della corsa, stiamo vedendo come anche essere un pilota tra virgolette di metà classifica della Master faccia veramente la differenza, perché dal quinto posto in giù ci sono il Tia Prince, Lopensky, Kaiser, Materielli, Rossi, che sono delle wildcard, e gli altri sono tutti piloti Master, quindi è incredibile quanto siano preparati anche tutti i piloti della Master dal primo all'ultimo. Assolutamente. 24esimo giro, stiamo completando la prima parte, il primo terzo di gara. Si entra nella fase più importante, nella fase cruciale, perché adesso si inizierà un po' a capire la gestione dei pneumatici, la gestione quindi dell'ERS, anche del carburante, perché in un circuito dove si sta per il 70% del tempo con il gas spalancato, la benzina va gestita a dovere. Attenzione a Jakub Rokita, che con il DRS riesce a racimolare metri su metri nei confronti di Mattia De Campo, affonda la staccata e riprende il primo posto. Quindi Jakub Rokita è tornato davanti, si sono sorpassati tre volte fino a questo momento, tre volte a scambiarsi le posizioni. Non c'è stato un duello vero e proprio, perché ogni volta il pilota che subisce la manovra si accoda ancora prima dell'inizio della frenata, della staccata. Quindi per ora è più strategia, è come una sorta di corsa ciclistica, no? Mi verrebbe da dire. Sì, due in fuga che si tirano a vicenda. Sì. È anche vero che queste macchine non permettono tanto. No, 3 secondi, Jakub Rokita, 3 secondi di penalità per il pilota Ferrari. E questa è una grande chance per Mattia De Campo, un'enorme opportunità, possibilità di poter vincere questa gara anche semplicemente stando dietro tutto il tempo alla Ferrari numero 46. Cambia effettivamente tutta la logica, tutta l'ottica del Gran Premio del Messico, della Master League.
assolutamente, perché vabbè, tutto sommato comunque Matthew aveva totale controllo della situazione, anche arrivando tutte le volte secondo. Da qua alla fine poteva tranquillamente amministrare un vantaggio parecchio elevato. Adesso secondo me si metterà totalmente in gestione per tentare di seguire il passo di J-Sport là davanti. Attenzione però a non prendere avvisi per Matthew, perché se non mi sbaglio lui ne ha preso uno al sesto giro, e stare così tanto dietro a una macchina col sottosterzo che ne deriva nello snake è un attimo prendere due avvisi, quindi deve stare molto molto tranquillo. Jacopo ha preso due avvisi, quelli che poi hanno portato la penalità, in due giri, negli ultimi due giri, quindi nel momento in cui si è entrati nella parte centrale di gara, nel secondo terzo. Ha iniziato a faticare Mattia Di Campo, quanto ha frenato tardi, mamma mia, stava andando a tamponare la... Oh mio Dio, cosa si poteva creare, una frittatona bella bella ricca. Assolutamente è stato bravissimo poi a scartare verso destra per tentare di non andare a intaccare il fondo e il retrotreno della Ferrari, quindi chapeau per la lucidità e i riflessi che ha avuto Matthew. Attenzione perché dietro sono arrivati 3 secondi anche per Z Pro Mauro, quindi se ha passo deve passare in questo momento Flaminio e cercare di dare 3 secondi a lui. E invece dietro ancora Lopez, che sta salendo piano piano verso il Tia Prince, quindi ricordiamo che il Tia Prince ha 3 secondi, quindi attenzione a chi arriva dietro, perché se arriva Lopez che arriva anche Alessio Fiorino e Kaisermatt tutto sommato è lì dietro con i Rossi, quindi occhio. Prince gira sul 22 e questi sono i tempi che registravano Mattia De Campo e Jacob Brochita a inizio gara, con però serbatoi più carichi di carburante, di benzina, mentre Lope gira in 21 con gomma rossa. Questo è il momento in cui tra la gomma rossa e la gomma gialla i valori iniziano un po' a equilibrarsi, quando la gomma rossa inizia ad entrare nella finestra temporale, 13°-15° giro, si fa fatica, come si inizia un po' a faticare ad alzare i tempi, come abbiamo visto nel primo stint proprio con Prince, che in questo momento è in quinta posizione. E vediamo il passaggio sul traguardo invece di Jacob Brochita, che gira sul 18.7, a 1 secondo 9 decimi dal record personale. Mattia De Campo invece in seconda posizione, ma come detto non ha i 3 secondi, quindi potrebbe gestire questo secondo posto, non affaticare troppo la sua guida, la sua vettura, le sue gomme, e non insistere eccessivamente sulla Alfa Romeo numero 66 per chiudere questa gara davanti a tutti, ovviamente mantenendo questo tipo di pulizia. Flaminio in terza posizione, 10 secondi e 9, Mauro Perazzo segue il pilota abruzzese che lo ha passato qualche giro fa, Prince in quinta piazza, sesto Lope, settimo Alessio Fiorino con l'Aston Martin, molto vicino alla Haas che occupa la sesta posizione, poi Casermetti in ottava piazza, chiude la classifica Hiroshi che cerca di tenere in alto il team americano con un pizzico di Italia visto il telaio dall'ara. Vediamo sul dritto con il DRS, le posizioni non cambiano e i due piloti non si avvicendano tra l'ottavo e il nono posto, quindi ritorniamoli davanti, direi. Assolutamente sì, con ormai il solco scavato tra Matthew e Flaminio, 11 secondi è pazzesco. Però occhio alle situazioni, perché Matthew, come detto, stare dietro a una macchina qui si sentono forse il doppio gli effetti del surriscaldamento delle gomme e del sottosterzo. Occhio anche agli undercut, perché da situazione personale l'anno scorso Scusami Long, Mauro Perazzo. Mauro Perazzo va letteralmente a togliere gli adesivi dall'Alfa Romeo Sauber di Luca Flaminio, che non oppone troppa resistenza e si fa letteralmente passare dalla Williams di Mauro Perazzo, che è riuscito a utilizzare l'ala mobile per scavalcare l'Alfa, e Alessio Fiorino passa Lope. Alessio Fiorino riesce a superare Lopensky, manovra credo identica, uguale a quella tra Mauro Perazzo e Luca Flaminio, con però Lope che esce molto meglio da curva 3, ma Fiorino ha il DRS
e quindi questo gli dà la chance di difendere, di difendersi da Penske e rimanere in sesta posizione. Strano che gli abbia dato il DRS, pensavo che il detection point fosse ancora davanti. No, c'è un solo detection point qui, sì. Giusto? Sì. Non cambia, quindi per questo sì. Scusatemi per l'errore, altri 3 secondi per Prince. Altri 3 secondi per Tia Prince. Quindi il pilota Williams adesso è tanto a rischio. A 5 secondi uno di vantaggio su Alessio Fiorino, che sarebbe davanti, sarebbe quinto per un secondino circa, 9 decimi. È assolutamente sì, ma ha già recuperato 4 decimi nel T2 Alessio Fiorino. Quello che volevo dire prima è Lopensky in questo momento ha fatto passare proprio il pilota della Aston Martin per cercare di farsi trainare verso il Tia Prince. Ci sta quasi riuscendo, perché ha preso il DRS sia nella seconda zona DRS, qua ce l'ha, lo attiva adesso, quindi riesce a rimanere ancora un giro diciamo attaccato ad Alessio Fiorino, e questo gli fa solo più che bene, anzi in questo momento sarebbe anche lui davanti al Tia Prince al netto delle penalità, quindi molto molto bene. Attenzione a passare così su quei dissuasori, soprattutto col danno al fondo. Abbiamo visto un Lopez che veramente veramente molto aggressivo in curva 2. Là dietro invece stanno rinvenendo piano piano anche Kaisermatt e Hiroshi, perché 4 secondi e 3 stanno avendo veramente un buon gioco di squadra in questo momento. Dicevo, occhio agli undercut, perché l'anno scorso, esperienza personale, ero in testa dopo la seconda sosta, quindi il passaggio da gomma media a gomma soft, un pilota dietro che poi si rivelò campione della Prime, Poz Luca, e in un undercut mi riprese 5 secondi, quindi mi arrivò praticamente molto molto vicino. Quindi attenzione agli undercut, perché su questa pista funzionano molto molto molto. Flaminio e Mauro Perazzo di nuovo, ancora loro due a scambiarsi le posizioni. Sì, sportellate virtuali, perché effettivamente non c'è stato un confronto diretto, confronto maschio tra Alfa Romeo e Williams. Hanno scambiato le posizioni per 3-4 volte. Adesso ha di nuovo la meglio Luca Flaminio, mentre Mauro Perazzo deve stare a guardare e seguire le traiettorie del pilota che lo precede, del pilota abruzzese. E stavo notando che Mattia De Campo, in uscita dall'ultima curva, quindi alla fine del 30° giro, aveva visto il suo distacco salire quasi sul secondo, quasi oltre il secondo, 9 decimi. Momento quindi un po' difficile. Poi, attraverso l'utilizzo del DRS e anche l'utilizzo di un po' di ERS, ha avuto la chance, l'occasione giusta per ritornare nello scarico della Ferrari SF21 di Jacob Rochita. E adesso il gap si attesta sempre su questi 5 decimi, 6 decimi di secondo, e potrebbero promettere una grande battaglia, io credo, soprattutto nel finale di gara. Ora stanno sì gestendo, sono velocissimi dei Martelli nel passo gara, però non hanno mai dato l'idea di essere al limite, non credo che stiano attingendo dal massimo potenziale delle loro vetture e del loro talento. Assolutamente, anche perché comunque, per dire, Jacob Rochita, il giro che Matteo ha fatto 16.8 col DRS tutto, lui ha fatto 17.8, quindi il DRS sì. Io l'avevo quantificato in 6 decimi, in realtà sono un secondo, mettiamoci, che ne so, 2 decimi di scia, 8 decimi, comunque è parecchio parecchio importante averlo su questa pista. Matthew è in completa gestione, come detto, ha messo il cappello da ragioniere, penso anche dall'America in poi, e ha detto tutto sommato, anche se arriva secondo me. Sì, assolutamente. Cioè, domanda. In questo momento... Sì. Long. Siccome siamo in un periodo abbastanza caldo per la simulazione, no? Perché sì, per i simulatori di guida, io ho visto un eventino su Gran Turismo. Sì. Parliamo un po'. Cosa c'è in programma? Tanto la gara per ora è abbastanza stabilizzata. Qualsiasi colpo di scena vi aggiorniamo. Guarda, sì, tanto siamo super attenti. Allora, ti dico, io ne so. Oh, ne so ben poco, nel senso, ho visto tanti video su Gran Turismo 7, ok? È un grandissimo gioco, un titolo che si stava aspettando da parecchio tempo, il ritorno delle patenti per quanto riguarda il singolo, il giocatore singolo offline,
Poi chissà cosa riusciranno a fare dopo GT Sport, se hanno preso quei dati per riuscire anche a fare un online decente, eccetera, eccetera. Da quanto sento, fatto un giocone anche a livello di grafica, ma diciamo intanto ai box gli ultimi tre. Diciamo che a livello di grafica Polyphony non ha mai fatto cavolate, se vogliamo. L'evento che ci sarà domenica con le GT4, ok, quindi una gara di durata con il meteo totalmente personalizzato, quindi si andrà a scegliere qualsiasi tipo diluvio universale, penso, perché sarà il buon Mark, se ci sente, non so se è abbastanza indaffarato, i ragazzi questa sera si stanno comportando bene, lo scegli tu? Sì, faremo una danza della pioggia. No, assolutamente. Attenzione davanti. Attenzione, Mattia De Campo e Jacopo Brochita. Ancora una volta loro due, leader indiscussi di questo mondiale, di questa gara. Jacopo Brochita adesso prende la scia di Mattia De Campo. Rettilineo che porta in curva 4. Velocità che tocca 300 km orari. Ma niente da fare. De Campo ancora davanti. E Jacopo Brochita obbligato a inseguire e a copiare le traiettorie del leader della classifica piloti. Ah, adesso stanno palesemente trainando uno alla volta, chi ha più ers va avanti e poi uno ricarica l'ers e lo risorpassa, tenta di fare qualcosina che penso sia impossibile, ovvero scapparsene in fuga, perché hanno veramente un gran passo. Tornando al discorso di prima, il meteo personalizzato, le GT4... C'è una GT4 su Gran Turismo 7, che è l'Alfa 155 del DTM, quindi poi ovviamente ci sono tutte quelle vetture che abbiamo visto su GT Sport, quindi la Mustang, quindi la Cayman e tutto il resto. Sarà un evento molto interessante. Io purtroppo senza console e senza Gran Turismo 7 non me lo posso godere, me lo guarderò con gli effetti visivi di Polyphony. Non so cosa ne pensi tu di Gran Turismo. Io o Mark? Lei. Io vorrei prima di tutto, mi è venuto un dubbio. Mark, come stiamo andando con i tagli? Ma pensavo meglio, devo essere sincero. No, devo essere sincero, qualche taglietto di troppo lo sto vedendo. Ok, ci sta, quindi vedremo, e siamo a metà gara, quindi c'è ancora un altro 50% da affrontare. E tutto regolare, mi sembra che Mauro Perazzo sia ancora nello scarico di Luca Flaminio, ma non mi pare vicino all'attacco, anche perché sono nel tratto guidato, bisogna aspettare il rettilineo. Cosa penso di Gran Turismo? Allora, tranne i momenti in cui va offline, oggi è stato offline credo ancora offline, quindi non si può neanche utilizzare, correre la modalità carriera, ecco, la modalità caffè. Sia su Play 4 base sia su Play 5, da quello che ho capito la grafica regge molto bene. Certo, non è il graficone, non c'è il passo in avanti strepitoso rispetto a GT Sport, ma già GT Sport era a un livello molto buono, no? Fosse stato solo Play 5, secondo me potevamo aspettarci qualcosa di impressionante da Polyphony e da Sony. E a livello di gameplay mi piace tantissimo, hanno tolto secondo me quello che era il difetto principale di GT Sport, ossia l'effetto sottosterzo. La macchina sembrava davvero, la maggior parte delle macchine sembravano molto sottosterzanti. In realtà adesso diciamo che c'è una differenza un po' più netta tra le varie vetture, e anche quelle di serie, quindi le vetture un po' più semplici, hanno un comportamento non troppo lineare, non troppo pesante, diciamo sono piacevoli da guidare. Io mi ricordo su GT Sport c'erano vetture GT3 quasi inguidabili, tipo l'Audi R8 era sovrasterzante come l'anima, e la Ferrari stessa cosa, la Ferrari la peggiore di tutte secondo me. Però qui è un sovrasterzo diverso, cioè tu senti un po' di più la vettura, e secondo me è la cosa un po' più interessante. Poi vabbè, c'è il tuning che secondo me dà la possibilità di creare delle vere e proprie categorie di auto, cioè non attenersi solo alle GR3, GR4, GR1. Tu con il tuning puoi creare una tua categoria di auto, tu organizzatore di eventi, e farle correre. Tipo, sarebbe molto bello fare un evento JDM,
dedicato alle auto giapponesi modificate, non so, la Supra, la Corolla, la Integra, la Civic, fare roba così, no? E, ed è il quello che ci si aspettava da, dopo tanto tempo. Certo, vanno sistemate le roppe perché non sono ancora precise, non sono ancora perfette, anzi tutt'altro. Però Polyphony ci ha insegnato che con gli aggiornamenti gratuiti nel corso degli anni si può cambiare completamente un gioco. Mi ricordo Gran Turismo 5 all'aggiornamento post lancio, dopo un anno sembrava un GT6, non c'entrava nulla con quello dell'uscita, con il day one. Mi aspetto tanti cambiamenti e mi aspetto anche tante auto in più, perché ci sono alcune auto un po' vecchiotte, vecchiotte proprio, io pensavo, che ne so, magari una 488 GT si potesse inserire, in realtà credo forse per motivi di licenza, perché il GT3 ormai credo che appartenga in esclusiva SRO, quindi Assetto Corsa Competizione, però magari qualcosa si poteva cambiare. Attenzione, dopo 16 giri sosta e box per Jakub Rokita, mentre Mattia De Campo continua, quindi si sfalsano le gare ora, si inizia a vedere una differenza tra le due gare, quella di Mattia De Campo che ha deciso di proseguire il suo stint, mentre esatto, Jakub Rokita e Z Pro Mauro si fermano ai box dopo rispettivamente 16 e 18 giri con le gomme morbide. Sarà interessante vedere quanto funziona l'undercut quest'anno. Allora, teniamo presente che erano attaccati tutto sommato Matthew J Sport, e sì, quindi vedremo quanto guadagna in questo giro Jakub Rokita su Matthew. Vediamo adesso. Vediamo, perché è molto importante capire l'efficacia dell'undercut. Se, come hai detto tu, se fosse come tu hai detto, un undercut così importante, credo che il guadagno sia notevole. In non ha neanche traffico. Recupero l'anno scorso su di me, su di gli altri. Boh, cioè, praticamente più di un secondo a chilometro. È impressionante. È più di un secondo e mezzo a settore. Sì, fa paura come guadagno. Però quanti avevi tu sulle gomme? No, vabbè, ero su gomma, aspetta, ero su gomma media e avevo 16 giri. Ah, allora pochi, no? Cioè, no, beh, eravamo alla 50, Sì. Flaminio e box, quindi segue e Matteo De Campo continua. Beh sì, perché se si fosse fermato mentre Lope prende 3 secondi di penalità per warning, per track limits, e se si fosse fermato sarebbe sicuramente finito dietro, quindi risparmia una sosta? Tanto sì, non lo so se risparmia una sosta, perché mancano ancora 30 giri. O si ferma al 41esimo. Se arrivasse al 45esimo? Non credo ci arriverà. Perde troppo tempo sugli altri. Perché adesso, cioè, guarda quanto ha guadagnato J Sport, era a 23 secondi e a 18. E allora perché allungare così? Forse per arrivare con una gomma più fresca a fine gara? Cioè forse per smezzare la fine, alla fine i due stint, e quindi fare 15 e 15. Ah, tu dici ok. Secondo me sì, perché adesso non avrebbe senso continuare. Intanto ha continuato anche questo giro, cioè ti stanno guadagnando tantissimo. Se loro saranno costretti quasi sicuramente a fare una sosta tra 15 giri, 16, e un poi secondo che hai guadagnato, un secondo e 3 in questo giro. Sì, però se gli altri fanno 16 giri adesso, arrivano al 56, devono fare 15 giri, poi ancora per terminare la strategia, sei più tranquillo con la gomma soft, diciamo. Beh, molto molto tranquillo, L'unica risparmieresti comunque una, se fossi in Matteo De Campo risparmieresti una sosta, mentre Mauro Perazzo scavalca Prince e risparmi una sosta, perché Jakub Rokita si dovrà rifermare intorno al 55esimo giro, facciamo così, non ce la fa risparmiare una sosta, sì. No, la risparmio lo stesso, perché lui potrebbe mettere le medie e arrivare fino a fine gara. Cioè, magari si ferma al... oddio, è tosta. È dura. Per Messico è sempre stata bella per questo. Allora, la strategia bene o male è definita, ok?
però tanti la interpretano in diversi modi. Non è come Austin, che avevamo visto Jay fare tre soste e quindi fare due soste, quindi risparmiare una sosta su Matthew perché era abbastanza telefonata. Qui bene o male tutti devono fare tre soste, però le puoi fare o magari tre o quattro giri prima per fare, diciamo, il terzo e quarto stint, oppure tentare di, diciamo, utilizzare la gomma soft del secondo stint un pochettino di più per poi beneficiare di due stint corti da qualifica alla fine. Quindi, cioè, è pazzesco, ci diventi molto molto cervellotico a il tempo di Mauro, scusami se ti interrompo, Long, è mostruoso, 16.796 contro Drochita che gira sul 17.5. magari J-Sport, Jacopo sta gestendo. Forse però Mauro ha utilizzato il DRS per passare Prince, eh? Forse, ah sì, ha usato il DRS nel rettilineo del traguardo e anche quello che collega curva 3, curva 4, quindi ci sta. Vediamo adesso, perché se dovesse continuare a girare così sarebbe anche più veloce di J-Sport. Ma mentre sta continuando, non continui per così tanti giri. A sto punto vuole la sosta. È quello, cioè ci sta magari due giri per avere magari poi una gomma più fresca. Però poi gli altri te la cambiano. Cioè, sì. Momento, cioè, gli ha recuperato 8 secondi in 4 giri. E allora vuole risparmiare una sosta. Abbiamo il grafico delle gomme. Alessandro, Bendy, ci puoi dire qualcosa? Magari è disponibile qualche dettaglio riguardo l'usura delle gomme di De Campo? No, perché quella grafica compare automaticamente, quella grafica che con tutte le diciture delle gomme, quindi no, non ci dovrebbe essere nulla. Ok, e dovremmo andare un po' a istinto, però sì, io non capirei il fermarsi adesso, cioè non riuscirei a capire il perché fermarsi adesso. Sarebbe un po' una via di mezzo, no? A lungo sì, però non tanto da risparmiare un pit stop. E ora si ritrova, vediamo, a 7 secondi. Appunto, l'unica cosa che possiamo fare è mettere la telemetria. Però vediamo, c'è il DRS quando compare verde, oppure c'è la carica, in questo momento al 0%, cioè le marce, sì. Gli RPM. Non ci sono altri dettagli sostanzialmente. No. Vabbè, comunque in questo caso mi sembra di capire che De Campo voglia arrivare al 45esimo giro per poi finire la gara con le gomme medie. Quanti ne manca? 45esimo. 26 giri ce la fa. 26 giri con gomma soft? No, con gomma media. Ah, con gomma media. Sì, no, però la gomma media l'abbiamo visto come ha difficoltà nell'immediato. Cioè adesso gli hanno ripreso 10 secondi. È a 13 secondi e 9 J-Sport. Prince è crollato con la gomma media adesso. Beh, 27esimo giro. Questo è il dato che potrebbe arrivare da Prince, che ovviamente non ha lo stesso passo di Matteo De Campo, che è il più veloce, eccola Matteo. 24. L'abbiamo chiamata. 52%. Abbiamo la visuale, 52%, diciamo in generale, ha una media del 52%, chi 52, chi 49, chi 50, chi 51, mentre J-Sport era circa sul 10%. Non è male il 52% di De Campo. Prince, ad esempio, con la gomma media Prince sta girando sul 20. Prince è regolarissimo. È super importante. Ha fatto giusto un giro sul 21, quindi mi rimangio quello che ho detto perché sembrava un po' più lento. In realtà ha iniziato sul 19.8 al 18esimo giro con questa gomma. Ora è sul 24, quindi ha perso solo 6 decimi. È vero, però secondo me sul 20 né J-Sport né Z Pro Mauro ci arriveranno. Con la gomma soft usurata non ci arriveranno mai sul 20. Cioè, lo vediamo da Matthew in questo momento, la gomma soft usurata di 22 giri, per carità, Matthew, però è al 19.0, ha girato lo 19.0, scorso. 19.0, sì. È quasi un secondo, è un secondo e quattro. Poi dopo avranno anche la macchina. Più che rischio per Jacopo Brochita, la stava lanciando contro il muro.
Mamma mia, ha perso il posteriore nella nell'uscita, cioè la doppia chicane dovrebbe essere curva, sì, curva 7-8, in uscita dalla 8 ha perso il posteriore. La macchina stava prendendo una direzione molto pericolosa contro le barriere, stava andando contro le barriere. Bel controllo da parte del pilota italo-polacco del portacolori Ferrari, che è rimasto in pista, però in questo giro ha alzato i tempi, infatti 18.4 adesso. Mamma che brivido per Jacopo. 18.4 col brivido, però ha recuperato 6 decimi. Ha recuperato 6 decimi. E ne ha persi 6 dal 17.9 del giro precedente. Non ha perso tantissimo, perché comunque la traiettoria l'ha ripresa bene, però credo che lo spavento sia stato veramente veramente tanto, e ha sfruttato tanta energia adesso, perché in questi giri di strada libera ha consumato la sua batteria, e giustamente, perché deve chiudere questo gap, e Mattia Del Campo continua. 45esimo giro, io mi ero dato questo riferimento, vediamo, per fare 26 vediamo giri con la gomma media, vediamo se c'è azzeccato e ti rifai della strategia azzeccata della settimana scorsa da parte mia. È vero, vediamo. Sarebbe un 1-1. Esatto, vediamo. Secondo me non avrebbe senso fermarsi adesso. Continuo ancora un po' e metto poi un'altra gomma soft nel finale. Dice 50esimo. Si ferma adesso. 1-1. No. Si ferma adesso Mattia De Campo. Giro 45. Inizia ora il 46. Avrà un distacco di una decina di secondi da recuperare su Jacopo Brochita, che però si dovrà rifermare tra il 50esimo e il 55esimo giro. Gomma rossa. Perché? Mancano 25 giri. E lui ne ha fatti prima? Oddio, però ne ha fatti quasi 25, però adesso avrà anche la macchina più leggera. Sì, però adesso hai 10 secondi da recuperare, che per carità, magari li recuperi nei primi 10 giri. Quasi sì e no. E poi ci sarà la sosta dopo di J Sport e Z Pro Mauro. Si è fermato al 22esimo, tra il 21esimo e il 22esimo, e poi 45esimo. Ha fatto 23 giri più o meno. Allora, ce la può fare. 23 giri fatti bene, ce la può fare. Il problema è che poi Jacopo Brochita avrà gomma nuova. Esatto. Potrà spingere. Ho indovinato il giro, ma ho sbagliato clamorosamente la gomma, una mescola, quindi il punto a chi va adesso? Adesso bisognerà vedere quanto Matthew riuscirà a recuperare nei prossimi giri a J-Sport. Secondo me J-Sport ancora una decina di giri li fa, gli hanno recuperato in 6 giri, gli hanno recuperato quasi 12 secondi. Posso dire che il passo di Mauro sia veramente buono, cioè alla fine i primi due sì, se ne sono andati, però il distacco rimane tutto sommato contenuto nei confronti di Mauro e di Luca. Il problema è stato tantissimo all'inizio. Perché all'inizio loro sono andati, sono volati, e tra la bagarre che c'è stata tra i Rossi e Z Pro Mauro nelle prime battute ha fatto perdere la zona di RS subito al gruppone dietro, e poi sono stati anche bravi sia J-Sport che Matthew a tenere il passo con la gomma media, quindi una mescola di svantaggio di Tia Prince, quindi Ti dico che Mattia De Campo nel primo settore si è riuscito a guadagnare mezzo secondo a Jacopo Brochita. Quindi questa è la differenza tra una gomma usata di 8 giri e una gomma rossa nuova, quindi appena montata. E questo contesto lo ritroveremo tra poco, credo tra il giro 53 e 54, perché Mattia De Campo avrà più o meno 8 giri sulle gomme e Jacopo Brochita invece avrà pneumatici nuovi. Eh sì, secondo me, e tra l'altro con 16.4, intanto. Mamma mia, 16.4 senza DRS è fenomenale, è quasi un giro di qualifica pazzesco, Matthew. Quello che dicevo io è che J-Sport avrà meno carico di benzina alla fine e quindi potrà utilizzare questa gomma soft ancora meglio.
e quindi i 12 secondi che ha recuperato in 6 giri dovremmo tenerli bene bene saldiamente e magari aggiungerci 3-4 secondi. La spunterà di nuovo Jakub Rokita? Se riuscirà a fare la sosta e rientrare, secondo me no. Sai perché non la spunterà? Non per la strategia che secondo me ancora una volta l'ha azzeccata Jay, ma per quei 3 secondi. Perché se ce la poteva fare ha un avviso solo? Sì. Incredibile, Mattia, metto incredibile. È pazzesco. Tra l'altro, sta guidando così record veloce, nel secondo settore, eh. Sta guidando così veloce e così pulito. Cioè ha guadagnato mezzo secondo nel secondo settore. Si sta facendo sentire tantissimo questa gomma soft di 8 giri. Mamma mia, un secondo e uno. 16.7, 17.8 per Jakub Rokita, 16.7 per Mattia De Campo. È stato... sta arrivando. Facendo veramente un grandissimo, grandissimo stint Matthew. Vedremo se Jay riuscirà a farcela e vedremo se alla fine quanto perderà alla fine Matthew. Perché deve continuare su questo ritmo, bene o male, non andare sopra il 19 fino alla fine, per 22 giri ancora. Ti dico che primo giro di Mattia De Campo nello stint precedente con la gomma rossa 16.858 ha finito lo stint in 19.3. Questo è il divario tra una gomma nuova e una gomma usata con 23 giri sulle spalle e il carico di benzina della parte centrale di gara che è sicuramente più alto, quindi più usura, più inerzia da gestire, più stress per gli pneumatici. È un secondo al giro, ce lo dice adesso la grafica, sì, più di un secondo al giro. Bisognerà vedere quanto riuscirà a tenere questo ritmo Matthew e quando si fermerà Jay. Secondo me quando avranno 8-9 giri le gomme soft di Matthew ci sarà la chiamata per Jay. Sono tutti e due molto costanti, long, però... Mattia De Campo è logicamente più veloce di ancora un secondo, perché sia sì. Jakub Rokita sia Mattia De Campo non hanno perso nulla rispetto al passaggio precedente, rispetto ai riferimenti cronologici propri, però c'è questo secondo di differenza. E poi occhio ragazzi, perché c'è anche un podio da decidere tra Mauro Perazzo che ha 3 secondi di penalità o 6 3 secondi di penalità e Luca Flaminio che in questo momento sarebbe terzo, una grande gioia per Luca. Con 2 secondi virtualmente di vantaggio su Mauro Perazzo. Si ferma in box, mette con l'Alpine e poi battaglia anche per l'ottava e la nona piazza tra le due Haas di Lopensky e Hiroshi. Occhio perché il caro J-Sport ha preso 2 avvisi. Si fa difficile. Effettivamente mi darebbe molto fastidio vedere questa gara risolta e decisa dalle penalità, però se la vi. È la pecca, tra virgolette, la spada di Damocle di Messico, perché nel 2015 quando subentrò nel gioco, fino, se non mi sbaglio, al 2018, era parecchio, parecchio per Messico. Io mi ricordo addirittura nel 2015 si saltò la gara, non si fece? Mark, confermi? Mark, perché si saltò la gara nel 2015? Sbaglio, ce per lo quel vuoi problema. Spiegare, per cortesia? Di corso no, in Messico? Credo di ricordarmi così. Mi sembra, vado a memoria. Si poteva tirare dritto tutto il secondo settore. Ottimo. Non mi ricordo male, era con motivi collegati a tre clip. Un po' come Sochi nel 2014. Quella me la ricordo, Sochi 2000, non ero nel pit, ma mi ricordo che fu cancellata. Stessa cosa anche Canada. Canada però. Ovvi motivi. Ma Canada ancora adesso, comunque. Dettagli. hanno cambiato i cordoli e sono ancora più bassi. È impressionante come cosa, però va bene. 2 secondi e 1 si sta avvicinando adesso, 2 netti, 51esimo giro, la gara è ancora lunga, ancora 20 giri da commentare, è una strategia che porterà Jakub Rokita a rientrare in box intorno al 55esimo passaggio, abbiamo calcolato questo riferimento, Mattia De Campo gira sul 16.9, non si schioda da questo 16 che mantiene da parecchi passaggi, Erz finito per entrambi, quindi stanno dando il tutto per tutto, Luca Flaminio è uscito dalla zona DRS rispetto a Mauro Perazzo,
Questo è un aggiornamento che riguarda la battaglia per la terza posizione, quindi per l'ultimo gradino del podio. Non può utilizzare il DRS, ma sarebbe ancora davanti, visti i 3 secondi di penalità del pilota Williams, che occupa attualmente il gradino più basso del podio. 1:07, Mattia De Campo, credo che il prossimo giro avrà il DRS a disposizione. Fiorino e box, ultima sosta per Alessio Fiorino e la sua Aston Martin, dovrebbe tornare in pista davanti a Prince, che è partita dalla pole position con una strategia ovviamente condizionata dalle gomme soft in partenza, ha perso costantemente terreno. 2 decimi guadagnati da Mattia De Campo nelle curve numero 6, 7, 8. Prossimo giro DRS. Sai cosa ti dico? Che Matthew potrebbe anche copiare la strategia di G-Sport e arrivare in fondo incollato al posteriore, perché tanto, allora, sarebbe un grosso andare fino in fondo per Matthew e prendere tanto margine, perché poi, vabbè, l'abbiamo detto, lo scarico di carburante e la gomma nuova di Jay potrebbero far rientrare il pilota della Ferrari. Se lui copia la strategia di Jay Sport, tanto dietro hanno 18 secondi e mezzo di distacco, sarebbe una lotta alla pari per tutti gli ultimi 15-16 giri. Con comunque 6 secondi, 3 secondi di penalità di Jay, perché ecco, cambierebbe le carte. Mattia De Campo adesso 1:01. Sì, perché gli dà la possibilità di fare copia e incolla della strategia di Jacopo Brochita. Flaminio, 7 decimi, è tornato sotto il secondo su Mauro Perazzo, però forse gli conviene addirittura seguirlo senza provare il sorpasso. Però Luca è quel, secondo me, quel pilota che vuole arrivare davanti in pista a costo di prendere penalità, di toccare l'avversario. È un animale da gara, Luca. Però anche, bisogna vedere anche questo, attenzione. Box Jacopo, box Rocchita. La Ferrari di Jay Sport si ferma in box. Bisogna vedere anche questo. Allora, rimanere lontano dai guai a Matthew fa sì che Jay debba spingere tanto e quindi possa prendersi qualche rischio. Però poteva succedere anche copiandogli la strategia, rimanendo tutto sommato con lui, cioè fargli tallonarlo fino alla fine e fargli cercare di prendere l'ultimo avviso per prendere i 6 secondi. Cioè, sono tutte piccole cose che so, magari in Master non si pensa a queste cose, ma in Prime se le pensavano tutte l'anno scorso, anche in Pro quest'anno. Basta comunque recuperare 20 secondi. In realtà sono 20, è uscito dai box con 20 secondi e 3 di ritardo da Mattia De Campo, però ne deve recuperare ora come ora 23. Jacopo. Due piloti senza penalità: Mattia De Campo, leader della corsa, e Flaminio, che invece è quarto. Però ti ricordi quanto guadagnava Matthew nei confronti di Jay? Un secondo al giro. Secondo me è troppo. Vediamo. È bella anche per questo Messico. Vedremo cosa riuscirà a fare il buon Jay Sport con 7 giri di gomma fresca. Sai qual è? È che Mattia De Campo dopo 8 giri è ancora sul 16 e mezzo, cioè ha registrato forse il miglior tempo personale ora, perché aveva il DRS. Aveva il DRS, è vero, è vero. Quindi un secondo comunque buono. È comunque un 17. 17 e mezzo, sì. Dopo 8 giri era sul 17 e mezzo. Sì, quindi ci sta. Più lento. Ci sta. Vediamo adesso il primo settore. 20 secondi e 4, non ha guadagnato praticamente nulla in questo outlap Jay Sport. Vediamo. 23 ed è ancora 23. Sono quei 3 secondi di penalità che influiscono troppo, vanno a influenzare la rimonta di Jay Sport, che guadagna sì 2 decimi, l'ha tolti nella prima variante. Però deve in 16 giri sperare in un guadagno di 2 secondi al giro, e secondo me è impensabile, è utopia. Sì, diciamo che il guadagno non ce l'hai né nel primo settore, ce l'hai dal secondo e terzo. Quindi vedremo adesso, sarà cruciale vedere adesso. Rimane abbastanza simile. 20 secondi e 1. Non ha guadagnato praticamente nulla dall'inizio del giro. Era 23, ora 22. Tratto misto, chicane veloci, più pulito,
rispetto al solito. Secondo me c'è anche il terrore di prendere un'altra penalità che costringe J-Sport a correre un po' con il braccino. Ha perso addirittura in questo giro. 17-1 Mattia De Campo, senza DRS, come detto, 17 basso lo mantiene senza problemi. Passo mostruoso di De Campo, mostruoso. Spettacolo, e ha gestito le gomme molto molto bene in quei 9 giri che ha percorso, 16-9 intanto di J-Sport, guadagna forse 2 decimini. E arriverà l'attacco di Luca Flaminio? Si fermeranno, si sono già fermati sia Mauro Perazzo sia Flaminio. Secondo me è uno spettacolo, un po' di spettacolo ce lo regaleranno questi due piloti. Occhio anche a Matt, Kaiser Matt, Lopensky e Hiroshi. Tre piloti in lotta per... Là dietro secondo me negli ultimi 10 giri sì. C'era un bordello. Sì, assolutamente. In realtà c'è anche Prince, eh? Le sì. Due Alpine contro le due Haas. In lotta per il sesto posto, mica male, mica male. Mentre Fiorino si è ripreso dal testa a coda di inizio gara, dai, quinto. Non male. Beh, il mio pronosticato. Diciamo poi si è girato. Hiroshi ha preso 6 secondi, quindi sta molto tranquillo. Lopensky e Kaisermatt hanno fatto parecchie soste. Credo che abbiamo fatto la gara sul Tia Prince. Per cercare di recuperare magari una sesta posizione, che non sarebbe male. Vedremo alla fine cosa dirà il distacco. Intanto occhio, perché adesso inizia a prendere corpo il recupero di Jay. Sì, 19-5 nell'ultimo giro. Mattia De Campo ha stampato un, adesso vi dico subito, un 17-2, quindi rimane sul 17 basso, mentre Jakub Rokita è andato sul 16.664, 6 decimi guadagnati in questo giro da Jakub Rokita. Però 19 secondi più mi pare troppo, mi pare veramente impossibile. Bisognerà vedere quanto questo rimanere sul 17 basso costerà a Matthew. Per ora 7 decimi è ancora lì su quel tempo. La sua guida tra l'altro è veramente molto pulita, un compasso nel disegnare le traiettorie del circuito dell'autodromo. Hermanos Rodriguez, ultima curva. Sì, credo che Rokita in questo giro andrà a guadagnare altri 6 decimi. Finisce il 58esimo passaggio, inizia il 57esimo, inizia il 58esimo. 17-3 per Mattia De Campo, che ha alzato di qualche, no, di un decimo preciso il suo passo rispetto a prima. Vediamo J-Sport 18-9, 18-8. Questo è il distacco in uscita, i secondi di distacco in uscita dall'ultima curva, 16-5. Continua a guadagnare qui, adesso 8 decimi guadagnati. E il gap si attesta sui 18 secondi e 7. Secondo me continua a essere davvero difficile. Deve guadagnare di più, almeno un secondo al giro, per vincere questa gara. Questo lo guadagnerà secondo me tra 2-3 giri inizierà a guadagnare, non dico un secondo, ma 9 decimi tutti. Intanto andiamo a monitorare anche la battaglia per la terza posizione, sebbene anche qui il tutto possa essere deciso dalle penalità. Mauro Perazzo senza DRS viene attaccato da Luca Flaminio, era già virtualmente davanti l'abruzzese del team Alfa Romeo, riesce a chiudere la manovra proprio in procinto di affrontare la prima chicane, prima variante, destra-sinistra-destra, e adesso si ricompone quel terzetto di motorizzati Ferrari, di Power Unit Ferrari, che potrebbe chiudere una strepitosa serata della Master League per la motorizzazione di Maranello. Tre motorizzati Ferrari fa impressione. E per l'Alfa Romeo, anche per l'Alfa Romeo, perché sono due doppietta Alfa con in mezzo J-Sport. Ha girato sul 17.4 Mattia De Campo, quindi sì, qualche centesimo sale giro dopo giro, però si mantiene lì. 17.0 ha guadagnato pochissimo in questo passaggio, 4 decimi. Serve di più, serve veramente di più a Jakub Rokita per vincere questa gara. È anche vero che questo secondo avviso che ha preso dopo i 3 secondi, sì, secondo me inizia a pesare, perché sì, devi essere molto più tranquillo con la guida. E questo va ancora a vantaggio di un Matthew che sta facendo una gara pazzesca, con un ritmo forsennato e con un solo avviso. Il classico braccino che ti viene, anche se non avrebbe effettivamente nulla da perdere, perché
tanto è indietro di 55 punti in campionato. Siamo al 17° round, se non vado errato. Sì. Quindi iniziano a scarseggiare anche le gare che ci separano dalla fine della stagione, quindi tanto vale provarci. Il secondo posto non lo perderà mai, siccome Flaminio è una sosta indietro, a 24 secondi da Lidl Opaco. E però anche io non so se l'anno scorso tra trasferte varie per la MotoGP hai avuto un attimo per guardarti il GP di Austin della Master League dell'anno scorso. No. Perché io non me lo ricordo. Allora, fu il Gran Premio dove Smokeman vinse il titolo piloti, no? Ok. Eravamo a commentare e dicevamo: ma Smokeman a 2 secondi stanno andando piano per evitare di prendere il terzo avviso, quindi 3 secondi, no? E a un certo punto vediamo che, non so se sia stato noi o se è stata la grandezza del pilota che è Davide Semperboni, ha iniziato ad andare velocissimo e dopo 3 curve ha preso il terzo No. avviso e da lì ha staccato tutti quanti e non ha più preso un avviso. Ma e lì poi ci disse alla fine: ho preso quel terzo avviso per far sì che poi potessi correre libero e cercare di prendere più Ah, è giusto. secondi possibili. Si è smarcato l'avviso, giustamente sì. Cioè, ma Lo anche solo smarchi. pensare in una Sì. Master League come l'anno scorso, perché c'era lui, c'era Matthew, c'era Alberto, c'era Luca D'Amico, c'era Di Legge, cioè chiunque, i piloti forse più forti e più veloci del FIT, c'erano tutti l'anno Una scorso, mancava solo strategia. Fab e Nico Fiore. Ti dico, Pensare che puoi dare 3 secondi al secondo. era una strategia che avevamo pensato. Ti parlo della Pro, credo, o della Master. Io e Lelo ne avevamo parlato una volta. Che effettivamente, siccome questo è un sistema vecchio, no? Questi 3 secondi ci sono di penalità, ci sono da una vita su Formula 1 di Codemaster. Nelle gare online, anche per smarcare il taccuino di Mark, se tu prendi avviso nel gioco, Mark non ti dà i secondi di penalità. Giusto? Sì, è Mark, vero. mi confermi? Più o meno. Abbiamo Dipende, visto poi sulla pratica spesso, che però. fosse così. E quindi inizialmente noi, quando ci giocavamo il titolo con Lelo, cioè comunque se avevamo 2 avvisi, ne prendevamo un terzo, tanto comunque quello era, e poi ci eravamo smarcati, avevamo 2 chance di tagliare in più per guadagnare e allungare, no? Poi esaurite quelle 2 chance si ritornava al solito discorso, se tagli la terza volta prendi un'altra penalità, altri 3 secondi, però tu comunque hai quelle 2 possibilità, sei più tranquillo. E hai la possibilità di sfruttare la pista, perché al male che va, o Mark segna con taccuino, oppure il gioco ti dà warning. No, Tranquillo. questo ragionamento finirà dritto dritto nel sondaggione di inizio campionato dell'anno prossimo, penso. Lo scriveranno in tanti, controllare anche che l'avviso non venga preso intenzionalmente, pena decurtazione di 17 Là come punti fai? di licenza. Come fai lì? Cioè, è impossibile. Io credo che anche negli sports, nel campionato, che vabbè, cioè, ha un format che definirei scandaloso, no? Però anche lì credo che il pilota furbo si veda lì. Il pilota scaltro, diciamo. E anche figlio di buona donna. Comunque, per rientrare un attimo qui, allora, ormai credo che sia una passeggiata per Matthew. Tia Prince ha preso altri 3 secondi e quindi sono 12 i secondi che lo distanziano, che ha preso di penalità. Attenzione, perché in questo momento Lopez e Kaiser sarebbero davanti. Eh sì, è vero, sarebbero davanti e mi fa ancora impressione come gli unici a non aver preso penalità siano Matte De Campo e Flaminio, quindi le due Vabbè, Alfa Romeo. cosa ha mangiato in Sì, Alfa? sì. Secondo me hanno il gufetto di Mark sulla pod TV, sulla telecamera, che gli ricorda costantemente, ma non tagliate, mi raccomando. Prova a indovinare quando hanno preso, in che giro hanno preso l'unico avviso. 6 o il 4. Tutte e due, Si sono messi d'accordo. È Si sono messi pazzesco. d'accordo.
prendiamo quella visual 6 per destare sospetti. Infatti fino a quel momento J-Sport non aveva preso mezzo avviso. Da lì in poi è stato un disastro. Il dramma. No, comunque J-Sport il ritmo non lo ha per recuperare, il ritmo puro non lo ha, ma credo che questo discorso l'abbiamo fatto all'inizio della gara, no? Mattia De Campo ha il passo puro, non so sì. Se sì, ma J-Sport invece riesce sempre, magari con meno decimi di passo, di velocità, però riesce sempre a rimanere in ogni modo incollato al pilota più veloce. Cioè, è un po' come, io direi, oserei dire, il talento che si scontra contro la logica e la capacità di adattarsi alle situazioni di... Il talento di Mattia De Campo contro la capacità e la velocità di approfittare delle situazioni di Jacopo Rocchita, che è un altro talento, cioè, sono due talenti diversi, ma che il più delle volte vanno un po' a cambiarsi. È come Messi e Ronaldo. Due talenti... Io non seguo il calcio, quindi sono ignorante. Disastro. Mi spiace. Pazienza. Però se dovessi scegliere Messi, perché è più... mi sembra quello un po' più naturale, però. Cioè. Allora, Messi è il talento cristallino, quello che ne nasce una volta ogni 100 anni. Okay. E Ronaldo è, secondo me, l'apoteosi del sistema di allenamento moderno, nel senso. Lui ha fatto della serietà nel fare allenamenti, nel mangiare, nel cambiare completamente vita per arrivare a quel livello, se no non ci sarebbe mai arrivato col talento suo personale. Mark penso che sia un grande cultore del tiki taka, ti potrà spiegare meglio di Messi forse. E si può aprire questa logica Messi Ronaldo, Mattia De Campo e J-Sport, ha senso secondo voi? Secondo me sì, nel senso, Matthew è il talento cristallino e l'abbiamo visto sempre ai vertici della Master League da quando è arrivato sul Fit. J-Sport col tempo piano piano si è creato il suo spazio, arrivando a far vedere anche... Uno dice, vabbè, ma sono in 9 in pista. Se voi andate a rivedere le prime 5 gare, c'erano i primi tre che erano perennemente Matthew, D'Amico e J-Sport. Con Re che è arrivato poi alla fine. E quindi, cioè, Jay quest'anno ha fatto un balzo enorme di competitività, forse aiutato anche da un gioco che è totalmente cambiato rispetto al 2020. Però quest'anno ha fatto vedere tanta solidità, e quando purtroppo gli è mancata quella solidità, dove non riusciva a fare la differenza con il suo più grande talento, che è la gestione gomme. Come oggi, no? Oggi. Esatto, perché passo oggi... vero ne aveva di meno rispetto a Mattia De Campo, mentre con... la capacità di rimanere incollato con il DRS, con la scia, gestire bene le erse, gestire bene le gomme, ce la stava facendo. Poi, vabbè, la strategia è un caso a parte, perché hai il 50% di possibilità di azzeccare e l'altro 50% di sbagliarla. Quindi, alla fine, è anche un po' la capacità di decidere, anzi, non so, se io non userei mai la parola fortuna, perché è sbagliata secondo me. Non so che parola userei. Comunque, sì, la capacità di scegliere l'opzione giusta. Tatto del pilota. Sì, esatto. Perché in quel momento Mauro... il pilota che è in V, attenzione. Mauro davanti a Luca Flaminio, però lui ha 3 secondi di penalità e Flaminio invece potrebbe arrivare a fine gara a 6 secondi. Quindi la situazione peggiora, e occhio, perché c'è Fiorino, potrebbe addirittura perdere la posizione su Fiorino, Mauro. No, Fiorino quanti ne ha? 3? No, ha 6 secondi di penalità. Anche lui. No, niente. Se pensavo che magari lottando Mauro e Flaminio perdessero secondi, ma in realtà no. Fiorino è ben tranquillo nel suo quinto e comodo posto, mentre Mauro Perazzo lotta con Luca Flaminio, sebbene la posizione, la battaglia sia virtuale, perché il pilota Williams arriverà alla fine della gara con un più 6 di penalità, mentre Flaminio, per come stanno le cose ora, arriverà con 0 secondi di penalità. Lì davanti Mattia De Campo e Jacopo Rocchita sono a 14 secondi e 4 di distacco l'uno dall'altro. Mattia De Campo potrebbe andare a vincere la sua 6ª gara della stagione. E comunque
col districarsi tra i paragoni calcistici, mancano 4 giri. Eh sì, ma tra l'altro non è prevista pioggia, vero? Perché ho visto il cielo un po' più scuro. No, peccato, mi sarebbe piaciuto un pizzico di pioggia nel finale. Quando è l'altro ieri, il martedì, quando ho visto piovere sul circuito del Messico, ho detto meno male che si è fulminata la PlayStation. Non lo comprendo la pioggia in Messico, perché è, penso, il circuito dove puoi frustare di più le gomme, perché tanto non riusciresti a fare una strategia diversa, nel senso, ce l'ha fatta stasera Matthew a fare una sosta in meno, però diciamo nelle categorie inferiori devi fare quella strategia lì, perché... E allora frusti le gomme e quindi dai tutto il tuo potenziale in quei pochi giri e cerchi. Cioè è l'unica, non penso che sia l'unica gara, una delle poche gare dove il passo e la tua gestione della gara, del passo gara, è fondamentale in qualsiasi punto della situazione, diciamo, del Gran Premio. Attenzione, perché Flaminio ha rischiato tantissimo la penultima curva, l'abbiamo visto in sovrasterzo potente passando sul dissuasore che c'è all'interno della penultima curva. Ma i dopo quindi lo specini per tutti? Ma penso proprio di sì. C'è qualcuno che, oltre alla PlayStation 4 Pro, che mi sta mandando per gareggiare in Brasile la prossima settimana, mi deve mandare almeno altri 60-70 rosticini. E sarebbe il terzo podio per Flaminio, questo diventerebbe uno dei più attivi, diciamo. Tra l'altro 85 punti, andrebbe a scavalcare Fiorino nel mondiale, quinto sì. Podio. E tra l'altro ricordiamo che per chi ci sta seguendo adesso e magari non è tanto avvezzo al campionato di Formula Italian Team, la stagione finisce coi campionati ad Abu Dhabi, però poi dopo ci saranno le Fit Finals, che quest'anno hanno un cospicuo anche montepremi da accaparrarsi, quindi attenzione, continuate a seguire. La mia attenzione ricadrà su Gran Turismo, lo dico subito, appena si sistemerà la cosa. Bene. Gran Turismo per forza. Una marchetta lanciata alle ortiche, grazie. Anche per quello ci saranno novità molto interessanti. Vediamo. Ma non ci dà un mezzo spunto di riflessione? No. Aspettiamo appunto alla fine dei campionati, le finals, e arriverà poi anche un campionato per Gran Turismo. Ah, guarda come se lo tiene per lui, però non si sbilancia. Mi vuole far soffrire, lo dica che fate tutto questo solo per farmi soffrire. Cosa ho fatto di male? Io mi immagino il tempo per recuperare, per avere una play, un gioco, ha tutto il tempo del mondo. Beh, è vero, sì. Magari una play 5, che è difficilissima da trovare. Magari la costruisce in edicola. Questa è uscita la play 5. Prima uscita €2,99. Sì, assolutamente. €2,99 poi moltiplicato per forse 50-60 milioni. Ma non ci pensa. No, assolutamente. Attenzione, perché è il penultimo giro. Siamo arrivati al penultimo giro, una gara che ci poteva offrire un bel duello nel finale, poi in realtà Mattia De Campo, con questo passo mostruoso, 23 giri, sempre costantissimo, mai una virgola in uscita curva per Mattia De Campo, composto lineare pulito, bandiera gialla nel secondo settore, si è girato Kessel Matt, che rientra in pista mentre passava Mattia De Campo in traiettoria. Mattia De Campo si è visto passare un Alpine proprio al centro del tracciato, grande spavento. Se non fosse esistito il fantasma, credo che avremmo ritrovato Mattia De Campo direttamente alla prossima gara. E 11 secondi e 4 di vantaggio su Jacob Rochita, e poi il podio che non sarebbe chiuso, come dice la classifica, da Mauro Perazzo, bensì da Luca Flaminio, che è rimasto lì tranquillo dietro alla Williams, perché tanto i secondi di penalità non sono cosa sua, e quindi il podio, il terzo podio in stagione per il pilota abruzzese, potrebbe arrivare nell'arco di pochi chilometri. Mattia De Campo ha iniziato l'ultimo giro, in America verrebbe sventolata la bandiera bianca proprio sul traguardo, ultimi 4 km 3 per andare a raccogliere la vittoria numero 6, il podio numero 15 in una stagione letteralmente dominata
e incrementare anche il vantaggio su Jakub Rokita, che prima di questa gara era a 55 punti da Mattia De Campo. Non è partito dalla pole, quindi è mancata la pole position, che è andata a Prince. Ha fatto abbastanza bene il pilota alpine, dai, si è difeso nonostante una strategia un po' così così. E poi in gara hanno fatto la differenza sia Mattia De Campo sia Jakub Rokita, soprattutto il primo, che adesso si trova nella parte centrale del circuito, si affronta in sesta, settima marcia praticamente in pieno, nessuna penalità, così come il suo compagno di squadra Luca Flaminio si appresta a vedere una tripletta Ferrari sul podio, molto particolare in Messico. Mancano tre curve per Mattia De Campo, adesso affronterà la piega infinita a destra che lancia sul traguardo. Mattia De Campo completa il 71esimo giro di 71 in programma e va a vincere il Gran Premio del Messico, sesta vittoria nella stagione Master League 2021-2022 di fronte a Jakub Rokita, riesce ad allungare quindi nel mondiale, e a Luca Flaminio, il compagno di squadra che passa proprio Mauro Perazzo, lo passerà, devono ancora transitare sul traguardo per via delle penalità. Mattia De Campo davvero strepitoso nello stint finale, nella gestione delle gomme rosse. Non mi sarei mai aspettato un Mattia De Campo così solido e così competitivo a lunga distanza, a lungo termine. Più che altro, se vogliamo, ha reso lo sgarbo che gli aveva fatto J-Sport settimana scorsa, e quindi questo gli fa molto onore, perché è andato a sfidare proprio J, intanto schianto dell'eroe per Z Pro Mauro, è andato a sfidare J nel suo punto forte. Questo per me, anche psicologicamente, se poteva esserci uno spiraglio per J, stasera credo che si sia assottigliato, e non di poco, ancora di più. 62 punti per tre gare sono veramente tantissimi, cioè dovrebbe ritirarsi in due gare e arriverebbe ad Abu Dhabi con 12 punti ancora. Quindi è stato strepitoso dall'inizio alla fine. Magari all'inizio, proprio quando c'era un pochettino più di pathos nelle gare, Matthew stava soffrendo un pochettino, poi piano piano mettendosi a posto con un gioco che secondo me è stato molto molto difficile assimilare all'inizio per come era stato concepito Formula 1 2020, ed è sbocciato poi alla fine con una calma. Intanto regala i Blu-ray, che ricordiamo sono usciti, regala i Blu-ray al pubblico. È stato veramente grandioso, secondo me, anche dal punto di vista psicologico. E quindi il driver of the day? Ce l'abbiamo? Ci siamo dimenticati del driver of the day. Signor Mark, lei che condivide i link per i Blu-ray. Ho cercato di assecondare, ma non è semplice starvi dietro, quindi... Il driver of the day lo facciamo? Arriverà fra poco. Okay. Poveraccio, deve fare di tutto stasera. Niente da fare. Sì, secondo me driver of the day, guarda, io lo darei a Flaminio per non essere scontato. Ma direi che ci sta, eh. Ritorno sul podio, secondo me ci sta, io sono d'accordo. Perché, vabbè, o Matthew J-Sport, ormai lo sappiamo, sono fortissimi. Flaminio stasera ha fatto una gara eccezionale, praticamente mettendo le ruote dove le metteva il compagno e quindi non prendendo secondi di penalità, e questo ha fatto sì che ritornasse sul podio, che anche per i costruttori è una grandissima mazzata alla Ferrari. Direi di sì. Però dai, il motore soddisfa comunque Maranello. Alla fine il motore è quello. C'è Binotto che ci sta chiamando per capire come è possibile una prestazione del genere. Aspettiamo allora i piloti per le interviste e poi diamo l'appuntamento alla prossima gara, direi. No, andiamo alle interviste post-gara, al salottino post-gara, e poi vediamo anche il driver of the day. Tenete aggiornata la chat e quindi votate chi vi ha divertito di più questa sera. Bendy? Possiamo lanciare il mini spot nel frattempo che intanto ci prepariamo per il salottino. Quindi mini spot, a tra poco.
qui ritornati. C'era un po' di gaudio nel mentre che aspettavamo i piloti per le interviste. E andiamo nell'appartamento più conosciuto d'Italia ormai. Ha aggiunto una pianta là dietro, Matthew. Che cosa si respira? Ce n'è un'altra in realtà. Ne ho tre. Un'altra? Ce n'è una lì dietro il termosifone. Ah, lì dietro al termosifone. Esatto. Quindi abbiamo anche l'appoggio green, fit per il sociale, fit per l'ambiente. A parte gli scherzi, Matthew, ho definito alla fine della gara che psicologicamente questo è un gran colpo mondiale, perché hai restituito lo smacco a J-Sport che ti aveva fatto, diciamo, nel Gran Premio del Texas, andando proprio sulla sua strategia, quindi andando a fare una sosta in meno, e questo ti ha dato modo di sfoggiare un passo e una precisione di guida pazzesca, prendendo solamente un avviso. Come ci si sente dopo questa vittoria? No, niente, si sente abbastanza bene. Diciamo che sono due gare dove io e Jacopo siamo tornati un po' inizio stagione, quando ce l'avevamo. E quindi alla fine diciamo che vedevo che comunque non si staccava, sapevo di averne un po' di più, e all'inizio in realtà volevo solo cercare di fare qualcosa di diverso, avere il compito più fresco alla fine per magari riuscire a staccarlo col DRS, solo che poi dopo, quando ho continuato ad andare, mi sono reso conto che non devo fare così tanti giri fino alla fine, e comunque dovevo fare gli stessi giri, avevo proprio diviso perfettamente in due i due stint. Quindi niente, poi visto che comunque Jacopo non andava così forte con la gomma nuova, riuscivo comunque a non perdere tanto, da perdere tutta la sosta, quindi alla fine è andata bene. Sono molto contento, sono contentissimo anche per Luca, finalmente siamo riusciti a superare la Ferrari nel costruttore, anche se comunque Jacopo ormai è rimasto da solo. E niente, diciamo che vediamo poi come vanno queste ultime tre gare. E niente, alla fine sono state due gare, anche se comunque c'è stata poca gente, comunque non penso siano state così brutte, dai. Soprattutto Austin, che almeno fino alla fine, questa, diciamo che le strategie si sono un po' diversificate, però almeno io e Jacopo bene o male comunque siamo sempre lì, e anche dietro c'era Luca e Mauro che andavano forte assieme, quindi non è così brutto, dai. Guarda, ti rispondo con una parola, una frase che ha utilizzato il buon Hiroshi in avvio di live, ovvero: siamo arrivati nel 2018 ad Abu Dhabi con Fabio Di Rocco che vinceva, aveva già vinto il campionato ed erano in 8. Quindi oggi eravamo in 9, quindi sì. Questa sera eravamo in 9, quindi per dirti, nel 2018 c'era il buon Fab che prendeva, che diciamo mostrava il suo talento, quindi alla fine ce ne sono stati di questi momenti, perché è normale che in 11 anni, 12 anni di carriera di fit è normale che hai degli alti e bassi, ma la forza di questo forum è rialzarsi proprio da questi bassi, quindi e non sono neanche bassi, se vogliamo, con dei campionati ridotti all'osso, perché continuiamo a vedere una grandissima sfida, ma anche nelle retrovie sono tutti molto molto agguerriti, quindi c'è da farvi complimenti a chi è rimasto, e assolutamente state facendo un gran lavoro, ecco, per questo c'è da farvi un plauso aggiuntivo. Molto bene, Matteo, tu hai domande per Matthew? Lo conosci da quando era in fasce, forse? È noioso, quando fa così è noioso, mi dà, cioè, le gare dovrebbero essere, dovrebbe un attimo, cioè, essere troppo costanti nella vita è noioso, dovresti alzare un po', magari giri un giro sul 17, un altro sul 19. È quello che, capito, facevo dietro a Jacopo. No, poi sì, però dopo Jacopo non c'era e tu hai girato sempre sul 17. Non va bene. Allora devi prendere tra con Jacopo che è andato via. No. Sua. Sì, effettivamente. Pure. È l'Alfa Romeo che ha questa gestione sulla costanza. No, va bene. Allora, grande la PlayStation 5 lì di te. Fa troppo, è impressionante. È grandissima. No, queste sono le mie considerazioni tecniche del post-gara. Intanto vediamo muovere la videocamera come il cameraman di Sanremo all'esibizione di Cremonini. Non so se cogli la citazione, caro Luca. Ho visto bene. Molto bene.
Passiamo a Jay, secondo l'ultimo Alfiere Ferrari. Potrebbe essere un gioco di parole un po' scostante, però Alfiere, no, niente, lasciamo perdere. Lasciamo stare, e ci muoviamo in lidi parecchio brutti. No, dicevo, hai fatto una gara molto molto buona. Forse all'inizio pensavamo che potesse essere il contrario, nel senso Matthew aveva preso già un avviso al sesto giro, tu invece non avevi preso nessuno. Poi forse un po' di difficoltà magari là dietro con l'aria rarefatta di Messico, eccetera eccetera, e poi forse una mossa inaspettata da parte di Matthew, fare una sosta in meno. Te l'aspettavi? Avevi preso le contromisure? Come ti senti anche per il proseguire del campionato? Ah, guarda, oggi è stata difficile. C'era un bel gap nei confronti di Mattia, l'ho visto subito dalla qualifica, quando col giro con la gialla ha dato mezzo secondo. Sapevo che dovevo fare un mezzo miracolo per stargli dietro. Partenza con la gialla è stata buona, perché alla fine il ritmo l'ha imposto Tia Prince, e quindi mi ha permesso ai primi giri di rimanere facile con lui. E poi dopo comunque non mi trovavo male con la gomma più dura, anzi mi trovavo abbastanza bene. Solo che la differenza più grande tra me e lui, secondo me, stava nella parte centrale. C'era soprattutto nella parte finale delle S, lui prendeva il via, io avevo sempre il posteriore che a un certo punto quasi galleggiava, ero lì ogni volta che non la sentivo, e quindi mi toglieva fiducia. Da lì, quando poi ho preso 3 secondi, ho dovuto cambiare strategia, perché potevo stare tranquillamente con lui, perché comunque in scia stavo col punto di riferimento, ero messo anche abbastanza bene, però quando andavo davanti o quando ero da solo non ne avevo. Però comunque ci ho provato a fare qualcosa di diverso. Mi aspettavo che Mattia mi seguisse, invece Mattia è andato avanti, sicuramente conscio anche della sua potenzialità rispetto alla mia in tempi sul giro, e non ho potuto fare molto di diverso. Io ho cercato di fare qualcosa di alternativo, ma dovevo recuperare anche 3 secondi in più, perché comunque lui non prendeva più penalità. Una gara, diciamo, all'opposto di quello di Austin, me l'aspettavo, però è così, cioè la differenza tra me e lui è sicuramente sul fatto che lui è più veloce di me. Io quello che posso fare è inventarmi sempre qualcosa, non sempre però va secondo i piani, e questa volta non è andata benissimo, però comunque un secondo posto che mi soddisfa, perché comunque è una pista che non mi piace, e vedere comunque dare gap abbastanza importanti dietro significa che comunque uno step l'ho fatto rispetto agli altri anni su questa pista. C'è da lavorare ancora di più, perché comunque per arrivare ai livelli di Mattia bisogna fare 2 step in più ancora, però sono contento. Mi dispiace tantissimo per i costruttori, purtroppo non dipende da me, io continuo ferreo a rimanere concentrato sul campionato e provare comunque a fare il massimo. Mi dispiace che il mio compagno di squadra ha dovuto scegliere questa opzione di andarsene e non battagliare con me fino alla fine, però ognuno fa le scelte che pare più logico, più giuste per sé, quindi va bene, tiriamo avanti, vediamo un po' in Brasile, che sono andato discretamente bene negli ultimi anni, speriamo che anche quest'anno vada bene. Teo? Domande, curiosità? Tutto Jacopo, e ti chiedo, come hai lavorato sul setup? Sembravi un po' più scarico rispetto a Mattia De Campo, confermi? O meglio, in curva Mattia sembrava un po', soprattutto nel secondo settore, più preciso. Secondo te a cosa era dovuto? Non lo so, allora, più scarico no, perché sul rettilineo quando eravamo a 0 di Erste e vedevo il distacco non diminuiva di niente la differenza. Mm-hmm. Quindi più o meno eravamo, credo, con le stesse ali, o se è proprio vicinissimi. La differenza credo che sia stata dovuta al fatto che nella parte centrale io, usando le ali di Mattia, faccio molta più fatica a proporre la stessa velocità.
nei cambi di direzione, soprattutto nei curvoni, il volante ovviamente rispetto al pad è più preciso, molto più fluido, e poi lui c'ha un gran manico, quindi lui dava tantissimo lì. Io per fare le stesse traiettorie sue ho preso avviso, o sentivo il posteriore che praticamente galleggiava. Non ho quello stile di guida che mi permette di fidarmi del posteriore, anche se è scarico, e quindi credo che quella è stata la più grande differenza, anche perché quando poi ritornavamo nell'ultimo settore, che era la parte più, diciamo, più lenta, quindi dove il pad trazionava meglio, io comunque riuscivo a stare tranquillamente nel gap di Mattia, però appena si arrivava nella parte centrale era imprendibile, ma era veramente di un altro livello. Ma quello non è perché lui c'aveva il volante questa differenza, ma perché comunque lui c'ha anche il manico che va molto più forte di me, quindi se poi dopo sfrutta pure bene le sue qualità, lì puoi alzare le mani. Io dietro di lui ho cercato di tutto, stargli dietro, qualche volta anche di rompergli il ritmo, perché così mi sentivo anche meglio per me, però lo vedevo che mi rampava nella parte centrale, quando uno ti rampa così, cioè si vedeva d'occhio che aveva molto di più di me. Ok, perfetto, grazie Jacopo. Prima di passare al rettore Flaminio, ce lo fai vedere sto manico, Matthew? Ce l'hai da qualche parte lì in casa? È sotto i cuscini là? È questo, metti fuori la scopa. È questo qua, è della Play che fa i super 500 FPS. Ah, ok, sono gli FPS che fa la PS5. Okay. Esatto. Io cerco di contrastare con questi, però alcune volte non riesce bene. Molto bene, molto bene. Allora, passiamo al signor Flaminio. Io mi ricordo l'anno scorso eravamo a parti invertite. L'anno scorso era un pochettino più goliardica la situazione, però diciamo che stiamo cercando di fare del nostro meglio. E come ci si sente a salire il podio di Città del Messico, che è ancora più alto dei 2200 metri del circuito? È un'emozione fortissima, talmente forte che mi manca l'aria, basta, me ne vado. Ma è rarefatta, quindi si sente forte la situazione. No, al netto di questo, niente, è stata una gara sotto controllo. Purtroppo al via ho questa capacità incredibile di andare a scegliere sempre la traiettoria col pilota che devo magari davanti frena un attimino e quindi mi mette nella melma totale. E quindi ho questa innata capacità di prendere la traiettoria che 20 metri dopo diventa quella sbagliata. Però vabbè, mi sono dovuto districare, volevo provare a tenere un po' il ritmo del gruppo davanti, quando ho capito che Tia ormai era fuori dai giochi tra penalità e comunque il distacco che ormai era diventato elevato. Ho capito che me la dovevo giocare solo con Mauro, che aveva già 3 secondi, e io praticamente fino agli ultimi 10 giri avevo un avviso, quindi ho capito che semplicemente dovevo stare lì dietro, lo marcavo, tanto il ritmo era uguale, nel DRS ci stavo tranquillo e mi portavo a casa questo podio. Mi dispiace un po' per il campionato costruttori che abbiamo dato di legge, perché era una bella lotta, molto interessante, è vero, manca qualche variabile, però è un peccato, io preferisco sempre giocarmi tutta l'armi pari. Però, insomma, ai posteri, quando andranno all'interno del nostro sito a vedere le statistiche, Flaminio c'ha X podi in Master, perché? Perché sì. Potete essere sempre ad armi pari, o Matthew o te, potete anche andarvene e vediamo chi vince la situazione. Che dovrei andarmene quando posso diventare il pilota con ampio margine, con più gare della storia di FIT. Perché rinunciare quando puoi staccare Mauretto Gold? Mauro di Cristofaro. Molto bene, molto bene. Matteo? Io vorrei vedere il manico di Luca. Aia. C'è? Ce l'ha? Attenzione al filo che tiri la posta. Mamma mia. Io ho avuto una paura che non si rendeva conto. Lanciasse contro la videocamera. Pensavo lanciasse contro. No, no, in realtà no. Non si rendeva conto che aveva il filo attaccato nelle cuffie. Ora c'è la domanda seria, che spero sia seria. Hai gestito, nel senso,
hai aspettato che finisse la gara per chiudere in terza posizione sapendo della penalità di Mauro, oppure hai provato ad attaccarlo? No, dopo un po' ho rinunciato, soprattutto quando poi nella parte finale ha preso 6 secondi, ho totalmente rinunciato, cioè tiravo QB, come si dice all'interno delle ricette di cucina, quanto basta. Per stare lì tranquillo, tanto era inutile prendersi rischi, era inutile prendere 3 secondi, che poi bastava un errore e magari ti scappava un secondino avanti, dovevi fare 2-3 giri in ipertensione. Non valeva la pena perché ormai ci avevo preso praticamente le misure per tutta la gara, quindi sapevo che saremmo stati lì. Ottimo, quindi bisogna festeggiare adesso. Tutta la notte, gnocchi e birrette. Gnocchi e birrette, assolutamente, è vero, assolutamente. Vedi che lei mi capisce, io sono assolutamente d'accordo. Però dai, è un bel risultato, per noi va benissimo. Ripeto, è un po' l'amaro perché te la vuoi giocare. Io ho detto sempre, quest'anno quando ho iniziato in Master, ho detto, ah dai, adesso mi rimetto... Vediamo un pochettino dopo 3-4 anni di pro, vediamo un pochettino a che punto sono, vediamo un po' di rimisurarmi con piloti che comunque, diciamoci molto chiaramente, se si allenano H24 non sono assolutamente lontani dai livelli degli esport, anzi, sono lì, con l'eccezione che quelli vengono pagati per stare 12 ore tenute lì ad allenarsi, loro no, e hanno anche altri impegni. Però vabbè... L'anno prossimo sarà... Finiamo questa, poi ci saranno altri eventi, l'anno prossimo... E GT? Aspetta, GT? Ci stiamo preparando. Ti interessa? No, ti interessa, giusto? No, c'è... scusate, io non voglio dire niente, ma secondo voi, cioè, io sto a perdere tempo qua. Cioè. Pensavo tirassi fuori l'edizione limitata di Formula 1 2021 con io vestito da banana di Abu Dhabi. Credo Dio, no, succede. Quella non... Sono andato a GameStop e ho detto, guarda, l'abbiamo finita. È andata a ruba. È andata a ruba e infatti hanno finito anche la mia PlayStation. Niente. Sono i semiconduttori, ragazzi, i problemi. Per questo che non la fanno. Speriamo che la Cina non si metta in testa di, insomma, riprendersi Taiwan a breve, perché no, già i semiconduttori non ci sono. Ci manca solo questa. Manca quello. Potremmo... Beh, ci sono due, diciamo... aspetti fondamentali dall'anno prossimo che potremmo copiare dal mondo della Formula 1 reale, che sarebbe il Training Cup, ovvero tutti i piloti devono assolutamente allenarsi per un tot ore, e così almeno il buon Matthew può avere anche una vita sociale. No, io ho smesso. Disintossicato. È brutta la vita sociale. Ha messo la socialità al chiodo. Esatto. No, infatti quello vorremmo capire. È troppo complicato. No. Mattia, hai appeso la socialità o il gaming? Entrambi. E la seconda è il caro benzina per il caro elettricità, per evitare che, anche se non si fa il training cup, è vero, questi qua continuino. No, ma in realtà adesso, con il fatto che le bollette costino, non mica si può lasciare la TV accesa per troppo tempo. Esatto, infatti. No, bisogna risparmiare. Sempre a pensare ai soldi. No, lo facciamo perché siamo amici dell'ambiente. Quindi come la Formula 1 siamo a zero emissioni, quindi molto, molto bene, cerchiamo di raggiungere questo livello. Vabbè, po' di goliardia dopo 71 giri ci può anche stare. Di questo passo le macchine le compri solo su GT Sport, su Gran Turismo 7. Visto che lì tasseranno la benzina che metti ai box. È vero, disastro. Il driver of the day... Palla a voi. Dai, palesemente palla Luca. No, se vuole darlo, esatto, lei. Sì, Luca. Tutto lo vince il buon Matthew con il 62% dei voti. Purtroppo ho finito tutti i fit points martedì per nominare Paolo Goat, quindi mi dispiace. Mi dispiace. Comunque, complimenti a Matthew. Ti è mancata solo la pole, ma diciamo che la pole su questo tracciato è veramente... Fare 4-18 con la media era un po' difficile. però dai, non è il miglior tracciato per finire in pole, se vogliamo. Luca poteva essere utile dalla mia scia, però
non mi favorisce mai. Lei faccia un po' di gioco di squadra, signor Flaminio. Cioè, poi... Non mi aiuta mai, devo sempre fare tutto io. Molto bene, molto bene. Grazie, vi lascio andare dal buon Mark che stasera sarà sfinito perché ha dovuto fare di tutto. Quindi grazie a Matthew. Grazie a voi, buonanotte. Grazie a Jay. Buonanotte. E grazie a Luca Flaminio che ritroveremo lunedì prossimo. Matteo, grazie mille per l'ennesima volta, per l'ennesimo supporto che dai alla telecronaca e a tutto quanto. Grazie al buon Marco Luconi, che lo vedete dalla live, è mutato, non ci sente perché sta raccogliendo le dichiarazioni a caldo dei piloti della Master League. Invece mi sente. Attenzione. Buonanotte a tutti. Uno spavento così. Grazie al buon Mark. Io vi ricordo, domani saremo ancora in live, sempre alla stessa ora, 21:30, ci sarà l'ultima kermesse messicana in quel dell'Hermano Rodriguez, il circuito bellissimo della Prime League al 50%. E poi dalla prossima settimana saremo un po', diciamo, un po' più vicino a questo sfondo qua, alle spiagge di Copacabana. Saremo in quel di San Paolo per il circuito di Interlagos. Io ringrazio tutti quanti, ringrazio il buon Alessandro Pietracatella per la precisione ogni volta nella regia. Grazie Bandy. Grazie a voi, grazie a tutti, buonanotte, alla prossima. E ringrazio anche voi che ci seguite ogni giovedì, rimanete sintonizzati ovunque, Facebook, Telegram, Instagram, www.formulaitalianteam.com se siete interessati a partecipare al campionato, ormai addirittura d'arrivo, della di Formula Italian Team. Ma attenzione poi con Gran Turismo e tutto quello che concerne le ruote coperte. Buonanotte a tutti, a nanna presto, solo se la Master non è in live, anche se in versione ridotta, ancora più bello. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.